Amici, amiche, amici, amiche, manca pochissimo, pochissimo per incominciare il Gran Premio di Azerbaijan. Mi spostano tutto, devo fare tutto ogni volta. Manca veramente pochissimo, amici. Ci siamo quasi, ragazzi. Ci siamo quasi. Sta incominciando il Gran Premio di Azerbaijan 2022, Marco Drums Games Channel. Ci stiamo preparando, amici. Beviamo il caffèino prima della gara, tanto mancano 2 minuti. Condividiamo la live. E partiamo, di botta, subito, ragazzi. Gran Premio dell'Azerbaigian. Buongiorno a tutti, eh? Buona giornata a tutti, amici. Mister Distraction, bella lì! Ciao ragazzi! Ciao amici e amiche di Twitch, grandissime! Live streaming! If you send alerts, browsing, search. Bella lì! Ciao Sound Alert! Ciao Streamermans! Benvenuti! Siamo per partire, eh? Ciao amici e amiche! Prepariamoci alla mega! 1 ora e 40 di Azerbaigian. Il circuito non lo adoro, ma possiamo farcela. Cafferino prima della partenza. Pettiniamoci perché bisogna sempre essere a posto. L'ultima condivisione. E via, via, via. Go, 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 go. Discord. Vai. Ok, ragazzi. Diamo il via. Oh, fa un calduzzo, raga. Diamo il via al Gran Premio dell'Azerbaigian. Via. Bella, ragazzi. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Diamo il via al Gran Premio dell'Azerbaigian. E già mi sono distratto. Ho perso un sacco di posizioni, Marco Drums. Dai, dai, riprendiamole, riprendiamole. Il mitico Charles Leclerc. Ok, dai, dai, dai. No, non prendetemi dentro come al solito che fate un casino. Ragazzi, guardate che bordello che mi hanno preso dentro, ma non ci posso credere. Tutte le gare succede qualcosa che mi prendono dentro. Porca la miseria. Ok, dai. Ho rotto qualcosa? No. Caspiterina, è sempre così, ragazzi. Sempre in tensione le gare di Marco Drums Games, altro che quelle reali. Ciao amici e amiche, mi raccomando. Ciao, ciao a tutti, amici e amiche di Twitch, di YouTube. Ciao Sharder, ciao amico mio. Ah, hai visto che inizio gara romboleggiante, che mi prendono sempre dentro tutti sti balordi. Avvisami Sharder se si sente bene l'audio, perché
Non vorrei che col ventilatore un po' alto, ma qui oggi ragazzi si muore, eh. Devo per forza mettere il ventilatorino un po' alto perché... Grande! Grande Sharder! Grandissimo, dai che ci facciamo delle belle live insieme, amico mio. E poi... Ok, grazie. E poi, tra l'altro, porca lochina, devo stare molto attento. Ciao Giulia! Che inizio di gara incredibile, Giulia! Come al solito le gare di Marco Drums Games sono pazzesche! Grande Giulia! Ben arrivata, amica mia! Ciao amici e amiche! Gran premio dell'Azerbaigiano, ho toccato il muretto con la gomma! Porca! L'inizio è stato tragico, ragazzi. Ho da fare 51 giri così, penso che mi venga... Oh, grande Giulia! Certo, 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 grande... Oh, Alonso, Alonso! Devo stare molto attento a leggere i messaggi, ragazzi, perché qua... Vediamo, vediamo, vediamo! Oh, Alonso è andato, Alonso è andato, Alonso è andato! Siamo in regime di safety car. Ah, che cazzo! C'è la safety car! Ma porca miseria! Hai ragione, hai ragione, hai ragione, Cim! Ecco perché l'ho superato... Dai, ma c'è la safety car! Ma tiratela via sta safety car! Oh, è entrata adesso, è rientrata adesso! Ok, dai, restiamo dietro Alonso. Dai, FIA. Tira via sta safety car. Oh, mio Dio. Dai. La tua posizione, altrimenti saremo penalizzati. Non puoi sorpassare il regime di safety car. Ma dai. Già 10 secondi di penalità, ragazzi. È già... grazie, grazie, Giulio. È già un gran premio incredibile. Comincia già a essere tutto in salita questo Gran Premio, ragazzi. 10 secondi di penalità. Caspita. Caspita, Giulia. 10 secondi di penalità al Marco Drums Games Channel. Questo Charles Leclerc non capisce nulla. E ancora sta safety car. Ma quando la togliete? Togliete sta safety car. Ho visto, mannaggia. Mannaggia le patatine. E chi sapeva che c'era la safety car? C'era scritto sopra, ma non ho letto. Troppe informazioni. E fate rientrare sta safety car. Forza, che qui dobbiamo correre. Cos'è sta roba? Sto trenino. Dai, ce la possiamo ancora fare, eh? Possiamo dargli paga. Dai, dai, vediamo se la safety car rientra adesso. Sono in tensione, ragazzi, eh. Ok, ok, brava, brava, bravissima, dai, rientra safety car. Ma non rientrerà mai sta safety car. Uè, Jack, grandissimo, per salutarti stavo andando nel fondo schiena ad Alonso. Buon pome a tutti, ragazzi, io la ricomincerei sta gara, è un disastro, ma non si può. The show must go on, amico mio. Buon pomeriggio. Mamma mia che gli stavo andando ancora da solo Alonso. Grande Jack. Che gara, mi hanno toccato dentro come tutte le volte, tutte le volte, tutte le volte mi toccano dentro. Ma quanti giri c'ha bisogno sta safety car? Ma sei inchiodato sto roba? Dai, dai safety car. Resta dietro Alonso, ma che gara è? Dai, non c'è niente, non c'è detriti, non c'è macchine per strada. Dai, rientra safety. Per me sei inchiodato, ragazzi, se mi sei inchiodato il gioco mi arrabbio. Allora, le gare di Marco Drum sono bellissime, ragazzi, quindi sono molto imprevedibili, dato il fatto che comunque già sportello come un pazzo. Ma non è vero, però... Non mi hanno messo i freni carboceramici qua, mi hanno messo i freni con la carbonella, mi sa. La carbonella è bellissima, ragazzi. Cioè, non c'avevano più il carboceramico, stavo facendo un bel barbecue e mi hanno messo la carbonella sui miei freni. Dai, ma rientra sta safety car o ci facciamo 50 giri in sci? Cioè, fammi capire.
sono in mega tensione, ragazzi. E poi con questo qui che va a destra e a sinistra mi sta mandando il cervello in pappa. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Benvenuti. Siamo in regime di safety car, ragazzi. In questo giro, safety car in questo giro. Oh. Assicuriamoci di mantenere le gomme in temperatura e ricorda, bistecca buona. Fino al momento giusto. Resta bistecca. Fino alle bandiere verdi. Fino a bandiere verdi. Fino a bandiere verdi. Ragazzi, ragazzi, dai che riparte, riparte il Gran Premio, riparte il Gran Premio di Azerbaijan. Dopo due giri dietro la safety car, non passa più a fare i giri dietro la safety car. Dai, 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 dai ragazzi, dai ragazzi. Dai ragazzi, scaldiamo le gomme. Scaldiamo le gomme. Verde, 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 verde. Dai. Dai ragazzi, sono in tensione. Che angoscia. Via, via. Ok, le macchine via, 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 via. Sono state rimosse. Puoi accelerare. Dai che sono tutti qui, raga. Impegno ed edizione, forza. Gasly, Gasly, arrivo, 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 Gasly. Vai! Gasly, smettila! Stronzo! Ma che balordo! Cazzo, ho ritornato Gasly! Ma dove volevi andare? Dai, Ricciardo, Ricciardo! Mettiamoci Ricciardo! Ma dove volevi andare Gasly? L'hai visto che cosa? Oh, ce li ho io tutti i bot che sono peggio dell'online! Dai, dai, dai! Quasi toccavo dentro la barricata, il muro. Madonna ragazzi, quel Gran Premio dell'Azerbaigian è tosto, è tosto. Aspetta Giuli. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi al canale di Marco Dranos. Gran Premio dell'Azerbaigian 22. Siamo partiti in quarta, Charles Leclerc nel giro della qualifica ha fatto un piccolo errore. Ciao Loki! Marco Drums, arriva Marco Drums, Leclerc! Dai che ci bruciamo Ricciardo, dai che ci bruciamo Ricciardo. Dai Ricciardo che ti tolgo il sorriso dalla face. Togliamo il sorriso dalla face di Ricciardo, dai! Guarda come vanno, ma sono proprio balordi, A livello di velocità, ragazzi, non prendo neanche... devo stare attento alla staccata, Devo stare attento alla staccata. Adesso... Il distacco dal tuo compagno di squadra è... Ricci? Ciao, Ricci! Ciao, Ricci! Oh, Norris! Amico Norris! Dai che ci andiamo a prendere Norris, ragazzi. Grande Loki. Io sto benissimo. Sono un po' provato dalla gara che devo fare, Loki. Tu come stai, amico mio? Loki, ti devo dire un'informazione fighissima. La vuoi sapere? Amici miei, seguite anche il mio canale YouTube. Ho fatto un sacco di video stamattina su Chef Factory, su fare il trofeo di Gran Turismo, e sono riuscito a fare una cosa figata. Ah, grande Giulia, dai dai, dopo c'è giochi, ti guardo. Poi ragazzi, il mitico Sharder ha tirato giù anche lui Formula 1, ci vedrete online con la squadra corse, il nostro team su Gran Turismo, ma che poi porteremo anche qui. Allora, io tutta quella roba che ha scritto Loki non riesco a leggerla. Ragazzi, ieri sera siamo arrivati a 700 messaggi, quindi siete veramente fantastici in live di ieri sera. Ragazzi, Norris mi sta facendo morire, Norris. Norris mi sta facendo morire. Non so, Madonna, ma vedete che mi vengono addosso? Ok, bel sorpasso. Te Norris, guardalo, guardalo, guardalo Norris, guardalo. I commissari hanno dato l'ok per il DRS. Brutto Norris, brutto Norris.
Allora, ragazzi, in Formula 1 si cambiano talmente tante volte le marce che penso di spaccare il grilletto qua dietro. Vero, brutto Norris, diglielo Giuli, brutto Norris. Comunque Loki, vuoi sapere che cosa ho fatto stamattina? Vuoi sapere Giulia? Tu lo sai già Giulia perché ho messo la foto. Anche Sciarderino lo sa. Attenzione, attenzione, la macchina si è imbarconata. Devo prestare molta attenzione. Molta attenzione! No, cacchio! Incredibile! No! No! No, ragazzi, no, ragazzi, no, ragazzi, buttare via una gara così. No, no, no! La gara farà uscire la safety car per colpa delle molte auto ferme in pista. Attento al Delta. Abbiamo una strategia alternativa. Brutto Norris! Brutto Norris! Vabbè, non c'entra niente, ho sbagliato io. Però è brutto Norris lo stesso, è colpa sua, sempre colpa di Norris. Dai, dobbiamo riprenderci di... e non si può superare, raga. Altra safety car, altra rottura di scatole, altro recupero. Incredibile la gara in salita di Charles Leclerc, ragazzi. Charles Marco Drans Leclerc. Norris, bambino brutto. Norris sicuramente è un bambino brutto che va ai rutti. Non posso superare. Io non ho letto Loki, se vuole sapere che cosa è successo, ragazzi, fammi sapere, Giuli, se Loki mi ha scritto. Non posso superare la Tifi. Non ha scritto, finché lo scrive non glielo dico. Cacchio, forse volevano cambiare le gomme. No. Dai, ma potevo cambiare le gomme, Giulia? Da dove sta safety car? Safety car, scaldiamo le gomme, ragazzi. Che gara in salita, ragazzi, non ci posso credere. Tutte queste problematiche tecniche, tutta la macchina del mitico Charles Leclerc. E guardate qui. Allora, non lo prendo in giro, ragazzi, è Charles Leclerc, che è un personaggio pauroso, però almeno rendo un po' la live un po' più simpatica se lo chiamo Charles Leclerc. Ecco, così devo fare sta curva. Non so cosa mi è venuto in mente prima, non posso superarlo. E non posso andare, Giuli. Devo stare dietro la Tifi. Per leggere Rocky, ragazzi, è incredibile. Non riesco a leggervi, ragazzi. Non riesco a leggervi. Faccio una fatica boia. Ma come, allora? Mi hanno superato? Mi hanno superato? Devono ridarmi la posizione? No? Non funziona così? Ah, non scrivere le cose, amico mio. Sai che... gli spoiler non piacciono ai ragazzi che magari non l'hanno vista, quindi fate finta che non ha scritto niente Sharder. Ciao amici, no spoiler please, no spoiler, scrivilo Giuli. C'è tanta gente che magari non ha visto la gara. Orca la posizione, siamo in regime di safety car e non sono consentiti i sorpassi. Restituisci. Dai! E dov'è quel coglione? E vai, Schumacher! Sì, grazie. Lo so perché magari qualcuno l'ha già vista o sa com'è andata, ma... Stai restando troppo indietro. Ricorda che la distanza dalla vettura che ti precede deve essere pari o inferiore a 10 auto. Alcuni allora, ragazzi, la gara di Charles Leclerc è in salita. Salitoschi. Oh, allora, Uralcali... Mamma mia, 8 giri e 3 li abbiamo fatti, 4 li abbiamo fatti dietro la Safety, raga. Incredibile questo Azerbaigiano, incredibile. Allora, ragazzi, stamattina ho fatto il trofeo della patente S, quella che non riuscivo a fare, ragazzi. Mi sono messo dietro, sono stato qua 7-8 volte, neanche più di tanto, ma sono riuscito a fare quella bellissima patente. Tra l'altro sono quarto tra la mia lista amici. Quindi sono anche felice di questa cosa.
Per fortuna. Uè, Verset, grandissimo! Esatto! Un surrogato di Barrichello è bellissima. Penso proprio che è quello che, mi merito, però, eh. Un surrogato di Barrichello, questa bisogna salvarla live. Fai lo screen, Giuli. Un surrogato di Barrichello è bellissimo. E credo proprio che ci hai azzeccato, perché mi hai fatto ridere, grande Verset. Ciao Mitico. Un surrogato di Barrichello è bellissimo. Povero il nostro amico Barrichello, è sempre stato... Certo, certo, mi hai fatto troppo ridere. Non si può far ridere un pilota mentre è in corsa. Allora ragazzi, io ci avrei anche il casco, ma fa troppo freddo, quindi magari d'inverno, quando correrò, metterò anche il casco e i guanti. Adesso è impensabile, impensabile. A parte che si potrebbe fare una microsauna, quindi si potrebbe anche fare per dimagrire. Mitico, fare mitico con i soldi. Non si può, Giuli. Non puoi superare finché non viene esposta la bandiera verde. La safety car è in questo giro. Non si può, Giuli, perché bisogna usare OBS, sempre il solito sistema, devo cambiare computer. Con quello si può fare tutte le cose, i suoni di Miticoin, quando entra la gente, i follower, i bits, gli abbonamenti, le donazioni, tutto viene fatto. Qui purtroppo l'unica cosa che si può fare è che vengano fuori le cose lì di fianco e basta. Ciao ragazzi, amici! Allora, una gara strepitosa, come dice l'amico Verset. Il surrogato di Barrichello, altro che il surrogato di Charles Leclerc, Marco Drums, ha un po' fatto un casino questa gara, eh. È stata una gara un po' in salita, credo che mi hanno messo i freni della Topolino, perché non frena molto. Ok. Sì, ma non possono superarmi. Ah, ma sì, è andata via la... Ma no, raga, non mi ero accorto che era andata via la Safety. Dai, dai, corriamo. Dai che questi ce li mangiamo, ragazzi. Ciao, mio amor. Devi chiudere la porta, amore. Ciao, amici. Non riesco a leggervi, ragazzi. Dai, che batti sto Schumacher. Ho fatto un live di questo lato, that's so. Sì, la Giuli, bravissima. Grandi. Ben fatto, hai conquistato una posizione. Ciao, amica mia bellissima. Ciao, Giuli. Ci vediamo stasera. Ciao, amore, bacione. Charder, ciao. Salutami lo Charder, dai. Ciao, Charder. Orca miseria! Stasera ci sono! Verset, mia moglie! Verset è fortissimo, mo. È entrato ieri e è fortissimo. Ciao, stasera! Un bacio! Ci vediamo stasera! Ciao, amore! Ah, Giuli! Porca loca! Le fate! Mondia brasilera! Buon dia! Parla portoghese lui. Giuli, ho fatto le unghie, dopo ti faccio vedere. Un bacio. Ciao. Oh. Obrigado. Bella. Bene. Beleza. Beleza. Due in un colpo. Ma come Loki vai a vedere un film? Ma sei impazzito? C'è qui la gara più bella del pianeta. Ma guarda che roba. Ma guarda il film guardando anche la grande rimonta di Marco Drums Games. Loki, ma dai amico mio, ma non puoi fare così. Guarda che gara in rimonta. Guarda il tuo amico Marco Drums Games. Grande Giulia, così si fa. Le gare in live di Marco Drums Games sono imprevedibili. Devo ricordarmi di non mettere in prima lì.
Il bello quando Loki non ti caga, eh? Che scrive li cazzi sua. Ciao ragazzi, ciao amici, come state ragazzi? Gara in salita per Marco Drums Games, il mitico Charles Leclerc con la Ferrarina F3456732. Circuito dell'Azerbaigian. Porca loca, zimoscimo, scemunito. Guardate ma cosa mi devo beccare. Ma io vi devo beccare i bot. Mi devo beccare. Di che sto vagando? Ma che stai a dire, Loki? Non ho capito, Loki. DRS consentito. DRS consentito, ma basta che mi fanno... Non mi fanno i trucchetti che mi frenano in curva. Cioè, ma chi è quello lì che c'ho davanti? Tsunoda. Gli vogliamo dare una penalità a sto Tsunoda che mi frena in curva oppure no? Gliela diamo una penalità a sto ragazzo? Così capisce come si fa a correre una corsa o no? Dai, guarda sto film veloce, ritorna, perché questa gara è fantastica, Loki. Devi star qui a commentare con noi la chat, amico mio. Dai che lo prendiamo. Oh, sto zila di Marotto, eh. Orca miseria, si allarga, poi mi tocca dentro. Sinodi, te cazzoide di uno. Scusate, raga. La velocità, ci informano che la safety car grande Verset sembra che ci sia un problema con alcune vetture ferme in pista. Mamma, ora la safety car disponibile sul DMF. Riduci la velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Ancora Madonna sto delta. Ma che rottura. Io credo di entrare dentro le box, raga. Entra le box. Porca loca. Non credevo che era così. Balordi, mi hanno fregato. Mamma mia ragazzi, che roba. Questa è passabile. Pian piano ce la farai anche tu. Grande. Carlos è rientrato ai box. Dai, forza Leclerc. Dai, ma porca, devo aspettare anche quel scemonito che è entrato dentro. Allora, nel 2022 probabilmente faremo anche i box manualmente. Sosta a disposizione adesso, ultima sosta. Papà, dove cazzo mi ha fatto rientrare? Siamo settimi, dai! Settimi! Non è andata la gara! Possiamo ancora giocarcela! C'è quella curva sulla destra e sinistra, mamma mia se quella curva lì è una rottura! Dai che riprendiamo, raga. Ah, ma sono in safety car. Aspetta, Giuli. Stavo già superando tutti, ma sono in safety car. Questa curva qua se la sono inventata, gli ingegneri di sta cavolo di pista. Sto destra e sinistra lì in salita col cordo lì proprio. Devo scaldare le gomme. Le ho appena messe, sono nuove. C'hanno ancora i pirulini. Sì. Gara Giuli di Safety Car. Ragazzi, vediamo una gara turbolenta in quella dell'Azerbaigian 2022, che fa molto più figo dirlo così, con Charles Leclerc che si sta veramente impegnando per far bene. Ma di tutto e di più è successo in questa gara, ragazzi, di tutto e di più, un sacco di gente che si è impastata.
un sacco di volte che Marco Dranz che è stato toccato dentro, fortunatamente non ha rotto alettoni o nient'altro. Tutti piccoli impatti, un bordello, esatto, Giulia. Veramente un bordello di gara. Questi che mi frenano. Va, va, va. Ma che roba? Manco quando si va a prendere il pane, cioè. Uee, Kevin! Manco quando si va a prendere il pane, il... Oh mio Dio, frenano così Mazepin. Mazepin. Prendi un Mazepin alla mattina per stare meglio fino alla sera. Digestivo Mazepin. Ciao, ciao Kevin, amico mio. Che gara carambolante, Kevin. Le gare di Marco Dram sono sempre adrenaliniche, adrenaliniche. Non si può mai stare tranquilli. Il nostro amico Charles Leclerc se la vede sempre un po' sfortunella, eh? A livello psicologico, a livello psicologico. Dai che gli sto facendo un po' di psicologia a Mazepin. Gli sto facendo vedere che vado più veloce di lui, Kevin. Mi faccio vedere dietro negli specchietti che faccio destra e sinistra e gli vado di fianco, vedi, vedi? Questo è un modo per innervosire Mazepin, così alla ripartenza della terza safety car in 13 giri, in quel dell'Azerbaigian, 12 giugno 2022, gara adrenalinica, Marco Drums Games Channel e dai con le sportellate. E beh sì, effettivamente c'è stata un bel po' di sportellamento, eh? Shard deve mettere le mani nei capelli. Che strategia. Ho un cambio gomme, poi siamo fregati con le gomme. Vabbè, in teoria il primo luglio esce il 22, vero? Allora, che sappia io a fine mese, il 28, però potrei anche sbagliarmi. Dovrebbe uscire il primo, però io ho preso la versione figa e dovrebbe uscire quel giorno lì, sì, il 28. Resta in posizione fino alle bandiere verdi. Dovrebbe uscire al 28 di questo mese, se non sbaglio, eh. Se sbaglio è il primo. Comunque sì, 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 l'ho assolutamente comprato, Verset, lo portiamo subito in Day One Edition, quindi quando esce alla sera porto quello, anche se la programmazione c'è qualcos'altro, però cambio immediatamente. E lo compra anche l'amico Sharder, e forse anche Andrea, e lo compra anche forse Kevin, da quello che ho capito. Non so se subito o se magari aspetta un attimo. Oh, 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 via libera! Dai che ci bruciamo Mazepin! E quindi lo portiamo in Day One, sì, 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 assolutamente. Mazepin è andato, Mazepin, Mazepin! Dai che c'è una scia Russell! Dai che se ci ribecchiamo sono tutti qui! Dopo la safety car! Grazie, grazie! Il box mi ha dato, dello splendido, lo so che sono molto bello come tipo di uomo Marco Dranz Games Channel. Un po' di pasticci con le marce, ragazzi, un po' di pasticci con le marce. Il mitico Russell, ce lo bruciamo. Devo stare molto attento qua. Lo sapeva, lo sapeva! Lo sapeva, lo sapeva Russell che ero nel suo scarico. Vediamo Gasly, vediamo Gasly, ragazzi, Gasly. Sto usando anche tutta la pista, ragazzi, non mi basta la pista per superarli. Che roba, che gara, che adrenalina. Sempre come vedrà, seguitemi ragazzi, seguite il canale, se vi piace, dai, dai, dai amici, che ci divertiamo insieme. Sempre giochi di gare, giochi al day one, tanti giochi, tanti giochi, tanti giochi, tante serate insieme amici con la chat che è bellissima. Dai, 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 dai che prendiamo Gasly, non può frenare sul dritto Gasly, mamma mia ragazzi che sudore, sto sudando raga.
Ok, raga. Sul giro sono di un secondo. Gasly. Il pilota che ti precede. Continua così. Il distacco. Ciao Gasly. Il compagno dietro di te è 4,6 secondi. Ragazzi, farò 400 cambiate oggi. Che tensione, raga. È tensionifica sta gara. Si può dire tensionifica? Io lo dico perché è il mio canale. Norris. Andiamo a prendere Norris, ragazzi, prima che Verstappen si allontani troppo. Dobbiamo prendere Norris, ragazzi. Qui non ce la farà. Bolla, la 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 la. Dai che ce l'abbiamo fatta. È una curva che ci aggrada quella lì. Devo recuperare ragazzi. Non possiamo dargli troppo. Non possiamo fargli prendere troppa strada perché non li becchiamo più. Dai Ferrarina bella. Dai Ferrarina bella. Forza. Forza. Mamma mia come va piano. Come va lenta. Charles Leclerc. Questo è il miglior tempo. Giro veloce di Charles Leclerc. Dai andiamo. Andiamo a prenderli. Ragazzi, se non vi commento perché leggo che state parlando tra di voi, se non capisco ti chiedo Giulio, ok? Visto che non c'è Carla oggi che mi dà una mano, devo arrangiarmi e leggere i commenti è veramente difficile. Mentre corro a un livello di performance così alto, ragazzi, sono dietro a Verstappen, non si scherza. Amici, scrivete nella chat, scrivete così vi saluto in live, amici. E amiche, Verstappen, lo sapeva Verstappen, è stato... Madonna, la Red Bull come viaggia! Grazie ragazzi. Grazie ragazzissimi. Ragazzi e ragazze. Vivi belli benvenuti. Vivi che fanno tutti. Trumps davanti di fianco Verstappen. Come finirà? Sì! Non ci credo. Bandiera verde. Ma... siamo di nuovo in gara. Ma che collisione! Ah bello! Verstappen de che? Ma dai, ma c'erano tutti con me i commissari. Ci ho fatto anche il giro veloce. Guarda Hamilton, sempre solito scorretto, eh. Grande Jack! Sempre scorretto Hamilton, eh. Vuole essere sempre lui il più bravo di tutti. Fai passare Hamilton. Norris brutto Norris. Ragazzi, sono primo. Charles Leclerc è primo al Gran Premio. È bello Shander che se è. Brutto Hamilton. Perché fai i rutti? Dice la Giulia. Brutto Hamilton perché fai i rutti. Apre il microfono. Apre il microfono del tipo dei box e gli fai i rutti. Oh, raga, è difficile questa, eh? Norris è brutto, è vero. Anche Hamilton un po', eh. Hai visto che ha voluto... ero nettamente superiore a lui, ero nettamente più avanti di lui e ha voluto comunque fare... tenere botta. Ma non si fa. Allora, visto che...
il Gran Premio scorso a San Marino è andata veramente male, devo dire quasi un disastro, però Marco Drums non si ritira mai, Marco Drums combatte fino in fondo, the show must go on. Dai, dai, Ferrarina! Oh, ottava! Visto che Marco Drums... Oh, attenzione alle barriere! Marco Drums, attenzione al muro, che qua non perdona il muro. È dietro, eh? Hamilton è dietro, eh? Non si dà per vinto. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 21,3 secondi. Allora, 21,3 secondi dal mio compagno di squadra me ne può fregare a proprio tantissimo. Dimmi quanto c'è distacco da Hamilton, amico mio, 1,4 ce l'abbiamo dietro al fondo schiena, ce l'abbiamo dentro gli scarichi a 1,4, non possiamo sbagliare nulla, è una gara veramente difficile, è successo di tutto, mi hanno toccato dentro, due, tre safety car, questo Azerbaijan è punitivo, The Punisher Azerbaijan. E si rimarrà bloccato seduto, esatto, e Marco Drums quando si alza non riuscirà a più a camminare, ragazzi. Quindi chiudiamo la live e poi ci metterò 3-4 ore per alzarmi dal divano. Questo destra-sinistra è bellissimo comunque, una volta che si impara veramente a farlo giusto, ragazzi, è piacevole come pista, eh. E stavo dicendo ciao Monster, amico grandissimo, come va? È una gara turbinosa, tutto bene io Monster, tu come stai amico? No, perfetto, grande, l'importante è quello, fa caldo, ventilatore puntato, gas a martello, cinture ben allacciate, devo fare le cinture tra l'altro. Verset, grandissimo, che bello che sei con noi, grandissimo. E gas a martello, come dice sempre, cinture allacciate, casco ben allacciato, e però fa caldo, quindi il casco non lo allacciamo. E attenzione, Drum sbaglia la curva. Sta dicendo un sacco di cavolate. No! È molto imprevedibile. Grazie Monster. È molto imprevedibile questa gara. Basta un nulla. Un nulla. Anche solo sbagliare accelerare. Una piccola distrazione. Mezzo millisecondo. Mezzo millesimo di secondo. Di gas prima o dopo. O di freno prima o dopo. E si fa. Dai. E va, è vero. È lì, eh? Mi farà dannare questa gara, ragazzi. Guardalo com'è, è dietro, eh? Madonna, Hamilton. Ricordo a tutti che a fine mese o il primo luglio, adesso non ricordo più l'uscita, porteremo il Formula 1 2022, ragazzi, quello nuovo, quello con Miami, con Charles Leclerc e con le macchine del 2022, quindi venite a vederci ancora col nuovo gioco, Day One Edition, quindi il giorno di uscita. Sì, esatto, amico mio, sarà sempre così, io farò sempre le gare alle 2 del pomeriggio, quando loro correranno dal vivo, la Formula 1 reale, io farò la stessa gara, alle 2 del pomeriggio, la stessa identica gara. Non ho potuto fare Miami, vecchio, non c'era Miami, il gioco nuovo esce adesso, a fine mese, e quindi poi avrò praticamente lo stesso gioco come nella realtà. Ci sarà anche l'amico Sharder, facciamo il reparto corse anche qui su Formula 1, quindi se volete comprarlo e volete giocare con noi, basta iscriversi al mio canale. Ah, perfetto, è perché ho fatto un preordine, quindi penso che preordinandola si può giocare un paio di giorni prima. Sapevo quello, grande Verset, grazie. Quindi al 28, ragazzi, ci vediamo in Day One Edition con il Formula 1 nuovo, ragazzi, Dovrebbe esserci anche il True Force, che quindi
il volante non è tipo che gira vuoto, ma dà anche oltre le botte e i cordoli si sentirà anche il che forza, insomma, e le asperità del terreno, come su GT7. Poi io vi aspetto tutti i giorni alle 21, ragazzi, anche con Gran Turismo, con tutti gli amici voi di Twitch, se volete giocare con noi, o comunque se non volete giocare con noi, solo stare nelle nostre live, scrivete in chat, iscrivetevi al mio canale YouTube e Twitch, ragazzi, soprattutto qui su Twitch, date un bel follower che arriviamo a 580, dai che arriviamo a 580 entro fine settimana prossimo, porca miseria, ho appena toccato dentro e non mi ha rotto niente, per fortuna, ragazzi, se no a 20 giri era la fine della gara. Vi prego, ragazzi, di non fare spoiler, perché tanti amici che sono venuti a vedere Marco Drums preferiscono la gara più più incasinata di Marco Drums e poi si guardano la gara reale magari sulla 7 o registrata, quindi prego di non fare spoiler a nessuno, ragazzi, che qua è un canale di guida pulita, come dice il nostro Meda, Guido Meda, piede a martello, gas e allacciate le cinture e le luci sempre di sera, no, non credo che lo dica, però l'ho detto io. Non so assolutamente cosa è successo, me lo vedo dopo la gara reale, intanto noi vediamo che cosa succede qui nella gara di Marco Drums Games Channel. Nella gara di Marco Drums Games Channel Leclerc al 20° giro tiene a bada il mitico Hamilton, anche se ce l'abbiamo proprio dietro il culetto, come dice. No, non guardo niente, a parte che non riesco proprio a guardarla, però tranquilli, la gara reale non sappiamo niente, la gara quella non reale, ma più bella, secondo me, più viva, è questa qui. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze, iscrivetevi al canale se vi piace, fammi sapere, porca miseria. Comunque Monster, sono riuscito stamattina a fare il trofeo della patente S su Gran Turismo 7, ho preso il trofeo, amico mio, e ho fatto anche il replay e lo condivido se vuoi vederlo. Alcune informazioni. Sì, Monster, sono stato grande, ho fatto meccanico. No, problema meccanico a che? Ma dai, a bello. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, iscrivetevi al mio canale, grandi, dai che con Charles Leclerc ce la facciamo. Charder, bisogna tirar dentro nel gruppo Monster, quello della squadra corse, se lui fa parte, se non fa parte, se fa parte della squadra corse di Marco Drums. A disposizione sul DMF. Ciao amici e amiche di Twitch, dopo andiamo a farci... No, non si può dire niente, neanche quello che hai scritto, amico mio, per piacere, che... Se poi viene qualcuno a vedere la gara... No. Assolutamente, Monster. Se no poi non vengono più a vedermi perché si fa spoiler. Non ho capito che cosa, Monster. Allora, scusa, ti risponde Charder che sta seguendo la chat. Spoiler no, grazie ragazzi, per cortesia. Il resto ti risponde Charder, scusa Monster se ti ho detto no a qualcosa che era sì. Ma raga, io c'ho dietro Hamilton, sono 250 all'ora in una pista che non è molto incredibile, è incredibile questa pista, ragazzi. No, in prima no. Ah, ok, Monster, scusa, non ho capito che cosa ti ho detto e lascia stare. Fai finta di niente, ti risponde Charder e la Giulia. La Giulia è sparita? Giulia... Dai ragazzi, siamo al 22° giro, ce la possiamo fare. Mi sembra di aver dato un po' di paga a Hamilton, si è un po' stancato forse, o forse sto andando veramente forte, non devo assolutamente sbagliare. No, ho sbagliato, non devo assolutamente sbagliare e pum, ho sbagliato marcia. Hamilton a più 6, grazie Verset, così mi... Riesco a leggere e a sapere la posizione giusta di Marco Drums Games Channel.
c'era qui anche la mia gattina, la Mina, a guardare la gara. Adesso si è andata a riposare, si è visto che il suo padroncino era primo e ha detto vabbè dai, finirà così. Non è detto Mina, non è detto, può succedere sempre qualche imprevisto strano, eh. Bravo, bravo. Se volete unirvi al nostro gruppo corse su Formula 1 2022, su Assetto Corsa Competizione, anche se non ci giochiamo più, e su Formula 1 21 e anche su Gran Turismo 7, ragazzi, seguite i consigli e quello che sta scrivendo il nostro moderatore, grandissimo amico e livreatore Charter Design, di seguire la nostra squadra corse. Su Gran Turismo 7 ci sono le livree proprio dedicate alla squadra corse, ragazzi. Possiamo giocare insieme, possiamo fare dei bei tornei tra di noi e anche andare a competere col mondo. C'è anche la mia grandissima moderatrice Giulia, che non so che fine ha fatto, sarà andata a farsi un panozzo o si fa una pennichella, perché non la sento più in chat, di solito quando fa così. Oh, grande, ciao amici e amiche di Twitch, livrea dell'Academy, bravo, 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 sì, grandissimo Charder. Charder è un grande, ragazzi, un grande livreatore su Formula, su Gran Turismo, e spero che il Formula 1 2022, ragazzi, si possano fare le livree fatte bene, eh? Io spero che così Sharderino ci fa le livree strafighissime dell'Accademia, di Marco Drans Games Channel, Sharder Design e Bragali TV, con il mitico Loki e tanti tanti altri di voi, eh? Se volete giocare con noi, iscrivetevi, datemi follower su Twitch e poi ci mettiamo d'accordo come far parte dell'Accademia e come giocare insieme, ragazzi. Adesso prestiamo attenzione a questa gara. Stai aumentando il distacco. Grazie Verset, ti ringrazio anch'io, anche se non ho letto che cosa, però se lo scrive Sharder vuol dire che ti posso anche ringraziare io, amico mio. Sta aumentando a 9 Verset, sto portando il mio vantaggio a 9. Secondo me il mitico maestro, come viene chiamato in Gran Turismo 7, maestro Hamilton, ha capito che non ce n'è per nessuno oggi. Marco Drams è in botta. Anche se non ho mai detto, ragazzi, è un attimo a fare il botto qua, è un attimo a fare un disastro proprio. La pista mi piace un botto, eh. Ah, ok, mitica, no, abbandonare era inteso che magari ti stai a mangiare qualcosa o stavi facendo una pennichella insieme al mio amico Ale, ma la gara è talmente adrenalinica che è impossibile annoiarsi, ragazzi, eh? È impossibile, direi io. Io voglio sapere come va a finire la gara di Marco Drums Games Channel. La Giulia c'è. Io per la Giulia canto una canzone, ragazzi, per il copyright non posso usare le parole, ma na 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 na. Beh, Giulia si può dire, però, beh, non penso che abbia copyright Giulia, però vabbè, non rischiamo di prendere uno strike per copyright di musica, che già è difficile stare sul in streaming in questo mondo pieno di gente. Esatto, sei immensamente Giulia, questa non la conosco, è una canzone. Comunque è bellissima la frase che ha scritto Verset. Ciao amici, caspita, in prima non si può mettere sta macchina, in prima va. Allora, secondo me gli ho dato un po' di paghetta a Hamilton, eh. Possiamo. Ah, Giulietta. Wow! La 7475/2S. Oh, Lord! Amigos! Ciao bello! Che gara, Lord! Io non la so quella canzone lì. Dopo magari la Giulia me la fa ascoltare in privato, così gliela canticchio.
Lord, allora ti posso dire che è stata una gara veramente adrenalinica, piena di colpi di scena, piena di safety car, di gente che mi veniva addosso, di problematiche, di tanti tanti problemi. Devo star su 5 secondi. Le vibrazioni, ah, le conosco. Tu pensa a Verset che io ho fatto 30 e passa anni, da 6 anni a 5-6 anni fa a suonare la batteria acustica. Mio papà suonava la chitarra, il mio povero papà, e mia sorella Katia al basso e mia sorella Monica alle tastiere. Avevamo una Rhythm and Blues Band e facevamo tutti i pezzi strafighissimi di Joe Cocker, di Jimi Hendrix, di PFM, poi non so, Aretha Franklin, facevamo The Commitment, tanta roba, tantissimi. Poi io ho una memoria, ragazzi, che non mi ricordo quasi più niente, però tanti pezzi, tanti gruppi, Tower of Power, insomma, tanti gruppi strafichissimi. Amigos, ben arrivados, Jack, l'amico Jack. Ragazzi, che gara adrenalinica. Willis è stata, c'è stato, ho appena detto adesso all'amico che c'è stato di tutto. Five, insomma, yes baby, ci chiamavamo Salviamo il Gatto Bianco Blues Band, Rhythm and Blues Band, SGB. Sì, Willis, una cosa incredibile, il mitico Charles Leclerc che è riuscito a sgominare tutta la banda, la ciurma qui, e anche, ho mandato un vocale su Messaggio, ok, grazie Giulio, dopo la gara lo ascolto, hanno provato di tutto per buttarmi fuori, amico Willis, hanno provato a toccarmi dentro, hanno provato a frenare in curva addirittura, c'è stato Latifi, il mitico Latifi, Latifi, che mi ha frenato davanti in curva a pieno, ok? Quindi tanto per farti capire quanto sono strunz anche l'intelligenza artificiale. Siamo arrivati a oltre la metà della gara, ragazzi, non devo assolutamente sbagliare, non devo assolutamente non prestare attenzione. Che bello quel coso lì, che cos'è? Sono telefonini? Hamilton a 14, grazie Verset. Amico Willis, c'è l'amico Verset che è veramente entrato ieri a far parte della nostra famiglia ed è fortissimo. Grazie Verset davvero di entrare nelle live e essere così attivo, così simpatico e ci divertiamo insieme. Dai ragazzi. Grazie davvero anche alla Giulia che mi ha fatto conoscere l'amico Verset, grandissimo. Ottimo Willis! Willis, ragazzi, fa delle live fighissime su Fortnite, che poi prima o poi dovremo farle anche io e te, una bella collaboration, Willis, perché l'abbiamo detto, poi non lo facciamo mai. Colpa mia comunque. Troppo poco tempo e troppe cose da fare. Stamattina ho fatto 5 video, ragazzi, sono riuscito a fare la patente S di Gran Turismo 7, quindi ho preso il trofeo. Grande, allenati Willis, perché poi quando entro io muoio, io al massimo ti posso aiutare per rianimarti, ecco. Se per caso muori ti rianimo, mi metto in un angolino. è già un qualcosa, comunque, mettersi in un angolino e rianimare i compagni. È già un qualcosa, Ma come se Nacho Fega, sei un grande, ti ho visto quella mattina là, incredibile, ogni tanto entro nelle live di tutti, ragazzi, C'è anche il mitico Toradin che sta facendo la 12 ore, è impazzito come me l'altra volta. Io dopo la 12 ore non ne farò mai più in tutta la mia vita, ragazzi. Mai più 12 ore di live. Ho una certa età poi, tra l'altro. Ridendo e scherzando gli abbiamo dato 16 secondi, 5 ce li porta via la penalità. Riusciamo a vincere, ragazzi. Devo prestare molta attenzione alle gomme, a non rovinarle troppo perché devo entrare in box, e a questo punto io le sento ancora buone le gomme, Ho ancora un ottimo feeling.
Marco, l'hai capita? L'hai... Sì, oh cazzo Giulio! Sì, 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 sì. Sono in pieno, Willis. Sono in pieno, nel senso sono in pieno di vendite, quindi non faranno sicuramente un... C'è anche la mia amica, non mi ricordo neanche più come si chiama, che praticamente anche lei voleva comprare Gran Turismo per poter fare le live insieme e non, il prezzo è sempre quello lì. Io purtroppo, amico Willis, portando giochi di auto, sono stato, a parte che mi piacciono, e sono stato costretto a comprarlo al day one. Tra l'altro l'amico Verset mi ha detto che esce al 28, non al primo per chi l'ha preordinato, quindi al 28 sera, che non so neanche che giorno è il 28 tra l'altro. Giulia, mi dici che giorno è il 28? Se è lunedì, martedì, venerdì, che giorno è? Per cortesia? Così almeno diamo l'informazione agli amici che sono dentro adesso, che ci vediamo al 28 con il nuovo Orca. Addirittura è un venerdì, grazie, grandissimo Verset. Allora venerdì 28 ragazzi, bellissimo, perché sono anche a casa, possiamo fare anche le ore tardi. Ci vediamo con Formula 1 2022 ragazzi, e corriamo alla pari come il campionato reale. Come martedì? Ma come martedì Giuli? Verset per venerdì, datemi la data giusta, 28 giugno, che giorno è? L'ho tirata anche lunga. Ah, martedì, ok. Uè, Zubituzzo! Zubo. Ciao, Zubizubo! Grandissimo! Ciao, grandissimo! Benvenuto, Marco Drums Games. Se ti va di iscriverti e darmi follower, io ti ringrazio tantissimo. Zubituzzo, Zubitubo. Ti chiamo Zubi, dai. Come chiamo il mitico Zubituzzo TV, che viene ogni tanto a trovarci. Come stai? Oh, follower! Grande Zubi! grazie mille. Dai, fai parte anche tu del nostro mitica chat e il nostro gruppo di pazzerelli che ci divertiamo a giocare e a commentare le live di Marco Drums Games, grandissimo. Grazie mille del follower, grandissimo. Oh! Grazie Giuli, c'è la moderatrice Giulia e il moderatore... Oh, ho sbagliato, mi hai fatto emozionare Zubi e ho messo l'ottava prima del tempo. E il moderatore Sharder Design, che poi tra l'altro noi faremo la Sharder, per cortesia di al mitico Zubi, comunque chiamo tutti con le prime quattro lettere, quindi non perché non me le ricordo tutte raga. Willis grande. E io purtroppo quando faccio Nürburgring e Nordschleife, l'Aleman e questa gara qui su Gran Turismo 7 e la Formula 1, ho un po' di difficoltà a leggervi in tempo reale. Infatti grazie che c'è la mia moderatrice Giulia e Sharder Design, che stanno anche a commentare quello che voi scrivete. E abbiamo un reparto corse sia su Gran Turismo 7 che su Formula 1 2021-2022, che se volete far parte basta iscriversi al canale e poi ci passiamo l'ID della PlayStation, così si fa gruppo e ci sono le livree che potete scaricare e correre con le livree del Squadra Corse, Marco Drums Games Channel, Sharder Design, Bragali TV, che è mia moglie, che corre anche mia moglie ragazzi, stasera c'è su Gran Turismo 7, stasera 21 Gran Turismo 7, vi aspetto ragazzi. Un buono in Bitcoin, no, in Miticoin, Willis, in Miticoin. Poi vai a pagare la bolletta del gas con 100.000 miticoin, vediamo se te la fanno pagare. Non riesco a leggerti Giulia, non ho letto l'ultima cosa Giulia, scusami, perdona, non, l'ho anche cancellata. Che cos'è sta comportamentazione ragazzi, vi ribellate al padrone? Ci abbiamo dei ribelli ragazzi. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. No, raga.
No, raga! No, raga! Vedete che... La valuta del futuro, ragazzi, Bitcoin. I Bitcoin è davvero la valuta del futuro. Ma chi è che c'ho dietro? Scusami. Se mi dà Hamilton a 21. Non capisco. Non capisco chi ho dietro. Ragazzi, voi riuscite a capire chi ha dietro? Lo sento un blu. Chi è il blu? Cazzo, rotolala. Scusate, scusate la parolaccia. Quando siete tranquilli, succede... Cazzo, Hamilton! È già dietro sto scemonito. Oh, è lì, è come un... Una... Un... Vi pagherò in Mitcoin, ragazzi. Un sacco di Mitcoin. Qui stanno... C'ho i moderatori che si stanno ribellando al padrone, ragazzi. Non va bene. Oh, ma chi è quel... cazzoide che ce l'ho dietro? Il padrone, il padrone. Na 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 na. Giulio? Avvoltoio dinanzi alla carcassa. Bravo, bravo Verset, è giusto. Mamma mia, sto Hamilton. Oh, una distrazione, eh? Mezzo secondo a frenare qui perché stavo leggendo i messaggi. E Hamilton è lì, eh? Come un avvoltoio, è vero, ragazzi. Un avvoltoio sulla carcassa, dice. Verset. Mi fai ridere, Verset. Sei forte. Fortissimo Verset, scrivetelo, ragazzi. Fortissimo Verset, grande, grande, grande. Allora, quanti giri mi mancano, ragazzi? Fatemi il conto, per piacere. Mangiare il fosforo? Sì, ma sto ancora aspettando il barattolo, da te, Giulio. Invia sto barattolo di fosforo. Come 32? 32 anni, 32 giri. Come 32 giri? No, tre fatti, 32, Giulio. Quanti ne mancano? Che non riesco a fare i conti mentre sto gareggiando. 32, 51, quanti giri mancano? 8, 40, 40, 49? No, che 49? 49, raga! Bellissimo conto, vedete che faccio un po' di fatica, Sì, sì, ha fatto già il conto Verset che non l'ho neanche... 19 ha scritto, mi sembra. Ma bisogna... Sì, 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 bisogna comprare... Cioè, bisogna per forza andare a cambiare le gomme? Caspita... I regolamenti non li ricordo. Per forza due cambi gomme, ma non credo. Il distacco da quella dietro è 31,4 secondi. Dai, gli ho dato paga, raga. Gli ho dato paga, ragazzi. Dai che posso pettinarmi. Oh, mai andare spettinati a una gara di Formula 1, ragazzi, eh. Dovrei anche bere, ma non ce la faccio, ragazzi. Dai che mancano 19 giri. Oh, l'ottava! La finestra del pit stop si è aperta. Aspetta, Giulio. Latifi! No, dai, ma devi lasciarmi passare, Latifi! Spostati! Spostati! Oh, bravo. Ciao, Latifi. Normalmente Giulia regalo baci, un bacino di Marco Drums Games Channel vale 12 Mitcoin. Ti do un bacio anche a te, Sharder, dai, così siete a posto, siete contenti. Spero proprio di sì, Willis, però fanno gli stupidi, si mettono in punti dove tu li stai superando, poi loro si mettono di fianco e li branchi dentro, cioè sono imprevedibili sti bot. Io non so se devo fare, perché non mi ricordo qual è la strategia iniziale e non mi ricordo se devo fare un altro pit. Penso che dovrò cambiare le gomme, un po' le sento che vanno un po' così. Diciamo che comunque, ragazzi, è impressionante.
il numero di cambi marcia che hanno queste macchine qua, eh? E come fanno a non rompersi, tra l'altro. Sì, poi voi mi direte, sono acciai speciali, mi fanno con i controlli numerici strafichissimi, tipo i DGM Mori, i vecchi Mori Seiki, o le Mazak, quelle macchine strafichissime. Oh, io devo entrare! Entriamo! Ragazzi, posso bere? Bere, nessuno oggi fa bere e pettinare, eh? Sono entrato, Sharder. Beviamo, pettine. Guardiamo un attimo il telefono. Questo è quello che fanno anche nella realtà, eh? Vai! Bom, bom, basta! Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Vediamo. Se l'attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Sì, infatti, bravo. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti Marco Drums Game Channel, al canale di Marco e a una mega Azerbaijan 2022, ragazzi. Sta... Sì, infatti. Fanno, sono proprio tipo colla. Io quando ero andato alla Superbike, che probabilmente sono anche diverse, Willis, alla Superbike qui a Monza, che ero andato dentro nei box, ho beccato, io sono un po' simpatico, almeno credo di esserlo, spero, e ho beccato un po' di team, mi sono messo dietro a parlare con loro, e perché con il biglietto doppio si poteva entrare nel box, passarci davanti, ma non è che ti facevano entrare. Invece mi sono messo a parlare un po' con dei meccanici che c'erano lì e mi hanno fatto entrare nel box della Ducati. Io non si poteva fare assolutamente le foto, poi non c'erano neanche i cellulari, cioè avevo la macchina fotografica, e ho toccato le gomme che c'erano lì, praticamente è colla, sono colla. E era quelle della Superbike, quindi non so neanche se poi hanno lo stesso criterio e performance con quelle di Formula 1 e della MotoGP, ma davvero erano colla. E ho fatto 4 anni di Superbike a Monza, a girarmela tutta, bellissima, lì ti rendi conto davvero quanto piegano, ragazzi, è una cosa indescrivibile quanto piegano quelle moto. Ti metti alla Ascari e ti metti nell'angolino, vedi quanto piegano, sembrano praticamente sdraiati, ragazzi, e nella realtà, eh. E poi hanno una velocità di percorrenza assurda. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, scusate ragazzi, sono un po' preso che non vi assicuro tutto. Non vi saluto subito quando entrate, eh? Iscrivetevi al mio canale se vi piace, amici miei. C'è la chat movimentata da un sacco di amici, siamo una gran famiglia. Ci divertiamo a commentare e a giocare insieme. Un po' lentina, eh? Giochiamo a Formula 1 2021, in day one al 28 di questo mese giochiamo Formula 1 2022. Abbiamo creato io e l'amico Sharder Design la squadra corse, sia sui giochi di Formula 1 di Assetto Corsa Competizione e anche qui Formula 1 21, Formula 1 22 e Gran Turismo 7. E poi giochiamo e abbiamo tutte le livree nostre della squadra corse su Gran Turismo 7. Io vi aspetto tutti i giorni alle 21 e tutti i sabati anche pomeriggio dalle 14 in poi e alla sera alle 21. Stasera porto Gran Turismo 7 e corre anche mia moglie Carla, Bragali TV. Quindi vi aspetto stasera per un passo, per un saluto, se volete. Ah, grande Willis, madonna, 8 anni, grandissimo amico mio. Allora lo sai bene com'è, sono fortissime queste gomme, è una cosa impressionante, ragazzi, se non le avete mai toccate, come vedi l'amico Willis le ha toccate, non ci si rende conto di come sono le gomme, realmente queste da corsa, ecco, diciamo, perché un po' tutti quelli da corsa poi credo che abbiano una mescola del genere, e quei tutti i trucciolini che è proprio la gomma che si lascia andare, che si consuma, che fa tutte le palline, no? Quando poi finisce la gara e voi ve la fate a piedi, poi Willis, che era anche uno di loro, Charles Leclerc, ho fatto il tempo alla fine, grande, lo sa benissimo che dopo dovevano andare a pulire i commissari di gara, ci sono tutte tipo delle pallottoline, sembra quasi chewing gum di gomma. Un secondo a giro sul pilota che ci segue. E poi tra l'altro Willis, io sono andato anche al, vabbè, a parte il Maracanã, che è cosa di calcio che non c'entra con
che è bellissimo, è stata un'emozione incredibile. Sono andato all'Interlagos con mio cognato quando sono stato in Brasile, ed è stato veramente veramente fighissimo, un'emozione impressionante andare al circuito di Interlagos, che poi erano gare minori, non era la Formula 1, perché io sono andato ad agosto, e però era una figata. Phil! Ciao Phil, ciao amico mio, ascolta Phil, gara incredibile. Tu devi vedere che cosa è successo sta gara, devi vedere che cosa è successo sta gara, Phil. Ciao ciao Phil, grandissimi. Verset, è arrivato anche l'amico Phil, che anche con Phil giochiamo spesso, facciamo delle grandissime gare. Phil è il commentatore del canale di Marco Drums Games, perché fa delle commentate incredibili. Mai passare fuori traiettoria? Sì, sì, sì. Perdi il controllo perché non è gommata, non c'è giù la patina che appiccica. Infatti, ciao amico mio, ciao Phil. Infatti, se voi notate, quando arrivano sul circuito il venerdì e cosa, che fanno dei tempi magari anche un po' ridicoli rispetto poi alla gara, e serve anche per poter mettere giù la patina di gomma, così attacca tra l'asfalto e le gomme nuove che poi andranno a percorrere il circuito. Benissimo, finora questo è il miglior tempo. Charles Leclerc ha fatto il giro. Diciamo che questa gara è stata dominata da un sacco di eventi catastrofici anche, ma il mitico e buon Charles Leclerc. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, benvenuti, benvenute. Se vi va, iscrivetevi al mio canale, grandissimi. Facciamo un sacco di Gran Tour di Formula 1 2021, portiamo anche al 28 il Formula 1 2022. Raccogli tutto lo sporco, poi sì. La gomma, se si sporca, non aderisce più, perché in moto cadono, e qui scivola via se la gomma è sporca. Sì, certamente, si va anche più lento. Esatto, e in macchina vai dritto. Infatti a volte si vedono delle gare che c'è gente che va dritta e dice: ma com'è possibile? Magari perché aveva la gomma sporca. Sono cose che sono veramente piccole cose. Ormai in Formula 1, in MotoGP, in Superbike, tutti gli sport motoristici di alte prestazioni sono tutti lì per lì. Non c'è, a parte qualcuno poi che si inventa qualche cosa in particolare, qualche congegno incredibile, ma sono tutti più o meno lì, stesse gomme, stesse cose, quindi si corre veramente alla pari. Sono le piccole cose, aerodinamiche soprattutto, ultimamente sto vedendo con le macchine nuove, e l'aerodinamica che ha fatto passi da gigante. Poi bisogna vedere se hanno l'affidabilità, se c'è affidabilità si vincono le gare, se no si fanno solo le pole position e poi non si conclude una sega. C'ho un doppiato davanti che si deve spostare, chi è? Allora, ho 15 secondi dal mitico Hamilton, ragazzi, eh? Oh, Latifi, bravo Latifi, così si fa. Sposta. Giri veloci su giri veloci. Dai che arriviamo alla fine. Quanti giri mancano, amici? Verset, quanto mi manca? Quanto mi manca, Giulia? Quanti giri mi mancano alla fine? Non ce la faccio più. Come, ne mancano 20? Ma non è possibile. Ah, grazie Verset, sempre sul pezzo. Oh ragazzi, salutiamo anche l'amico Verset, è bravissimo, incredibile, da quando è entrato ieri sera ci stiamo divertendo un botto, commenta, sempre sul pezzo, sa un sacco di cose, quindi Phil e tutti gli altri, amici ormai da tempo che sono sul canale di Marco Drums, salutiamo tutti l'amico Verset. Areggi il gioco, tu areggi il gioco, bella Giulia, mi piace lo arreggiare. Bisognerebbe avere due amici che ti sballottano, così almeno si sembra di essere molto più immerso nella realtà oltre il volante, ragazzi. Si arieggia, è bello, bello, non ti sto prendendo in giro, arieggi. Allora, io dovevo ricordarmi di togliere le curve, perché
mangiano tutti, su. Grande Lord, vedi che arriva con la battuta lui. Dovrò ricordare, però ragazzi, adesso forse dopo 38 giri me le ricordo le curve, però normalmente non mi ricordo le curve, più che altro per quello che lascio là. La scia della curva. Invece sul mitico Gran Turismo tolgo tutto. Invece su Formula 1 devo ancora abituarmi a ricordarmi i tracciati. Ma io giuro che sto guardando le bandiere e le varie informazioni dei 50, dei 100 metri, non la scia verde quando frenare. Ok, va bene, tanto siamo amici su dove, Willis? Su Facebook? Poi ci passiamo anche il numero di cellulare, non c'è problema. Su TikTok, Facebook, Instagram, dov'è che siamo amici? Oltre che su, o anche su qui, ti mando un messaggio privato qua. Ragazzi, ho fatto un settaggio per l'Audi R8, se vi può interessare, andate sul mio canale YouTube. Giulia, puoi iscrivere per cortesia al mio canale YouTube? Oh, madonna! Cioè, io penso una cosa, tu la fai già, Giulia. Siamo addirittura a questo livello incredibile, telepatico. Ok. Absolutely. No, è telepatia, non è... È tutta roba che rimane nella sfera delle cose non materiali, Giulia. Non materiale. I soldi sono materiali, Giulia. Ciao amici miei! Seguite il mio canale YouTube, che ho fatto tutti i settaggi per la Huracan e per l'Audi R8, l'ho fatto stamattina. C'è anche il trofeo, se non riuscite a prendere l'ultima patente, la S, vi faccio vedere come l'ho presa io. Vi spiego un attimo in un video come l'ho fatta, e anche un video su Share Factory, come mettere il video dentro i vostri gameplay. Cacchio, è un po' le gommette, sento che stanno un po'. Quanti giri mancano? 11 giri, ragazzi, dai, 11 giri per la vittoria. Hamilton l'abbiamo 19, ma non se ne va Hamilton, grazie Giulia. È stata una gara complicata, amici miei. Poi se volete vedere l'inizio, che è divertentissimo, con tre safety car subito ai primi 10 giri, 10-12 giri c'è stato tre safety car, è successo di tutto, andate a vedervi poi alla fine live il replay, la replica, ecco. Il video che rimane sul mio canale. Stasera alle 21 vi aspetto con Gran Turismo 7, un bordello è successo, ragazzi, veramente, veramente di tutto e di più. C'è stato anche un problema tecnico, mi ha detto il box, però a quanto pare si è risolto, perché sto andando bene. Invece nella gara scorsa, tutte le live sono salvate su YouTube, ragazzi, comunque se volete vederle, anche la gara a San Marino è stato un disastro completo. Invece l'altra gara, quella prima, è stata veramente una bella cosa. Adesso vediamo un attimo se riusciamo a vincere, perché non è mai detto, si può sempre rompere la macchina, possiamo andare a sbattere, possiamo perdere un'ala, può esserci qualche pilota che invece di farmi passare fa il barbatrucco. Ah, scusate, ho sbagliato la marcia. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, benvenuti. Formula 1 21, al day one il 28 andiamo con Formula 1 2022. Vi aspetto. Mettete un bel follower, dai, così ci vediamo. Ocon mi fa passare. Dov'è che si sposta Ocon? Grande Ocon, grazie. Grazie, grazie amico. Schumacher. Schumacher vedrete che non mi fa passare. Perché dove mi fa passare qua? Cosa è successo? Cosa è successo? Perché mi si è perso? Perché mi si è aperto la schermata gomme? Ho usurato le gomme? Ho spaccato qualcosa?
Non ho fatto tempo a vedere cosa è successo. Shumi! Che cavolo, Shumi! Ragazzi, vi giuro, ok, dopo andiamo a vedere la mitico canale di Lord, che c'è Giulia che prosegue Dark Soul. Finita la mia live, ragazzi, io la live la finisco, credo finito questa gara, a meno che l'amico Sharder viene dentro, facciamo una garetta online. Me lo deve dire Sharder, però, se ha scaricato il gioco e se vuol farsi una garetta online, giusto una garettina di prova io e lui, qualche giro, perché ragazzi io mi sono fatto 51 giri, vi devo dire la verità che sono un po' stanchino, eh. Allora, quando vedi che sto arrivando alla fine, amico, caricalo, crea la lobby, puoi fare anche Monza se vuoi, o una pista che vuoi tu, o anche quella che facciamo, ci facciamo due risate. Ah, sì sì, vengo anch'io. Verso. E tu ti attacchi che te la fai di sera. Bravo, bravo, vedi? Ti ha già chioppato la Xbox e devi comprarti una PlayStation 5, amico mio. Così almeno puoi fare le tue cose. Leo, fai uscire il gatto, amore, per piacere. Grazie, mio amore. Puoi venire? Quella! Ciao, Rick! Mi raccomando, Rick, iscriviti al canale, amico mio! Oh, grandissimo! Grazie, grazie, Rick. Vuoi farti un online insieme a noi? Adesso ho finito questo mitico gran premio che, se tutto va bene... Oh, Im, grazie mille del follower, ragazzo. Grazie mille, grazie, ragazzi. Allora, se volete giocare con noi, ragazzi, non c'è problema, non c'è problema. Ci facciamo una bella... Dai, dai, Rick. Bella lì. Allora, mandami la richiesta, amico... Marco Drums, ho il mondo, grande, grande Im, ho il mondo, prima di tutto il logo, il mio mitico logo del drago, ma lì non è arrabbiato, il drago è ancora buono, oggi è arrabbiato perché un po' con la gara iniziale mi hanno fatto arrabbiare il drago, grande Im, grazie ragazzi, grazie del follower, grandissimi, dai che ci divertiamo, succede, ma stiamo scherzando che ho il 9% di gomma, raga. Quanti giri mancano? No, raga, a parte che dopo facciamo l'online, amici, ma quanti... Grande Giulia, grazie, grazie. La moderatrice, la Giulia e il mitico Sharder, ragazzi. 8 giri e c'ho il 7% di gomma? Ho detto 8 o 7 giri? 8. Ciao, amici. Oh, ho toccato un po' dentro. Per fortuna non ho rotto tutto. Devo stare concentrato, ragazzi, scusatemi. Dopo facciamo l'online, E comunque ti stavo dicendo, mi cercate su... per fortuna, hai ragione. Sai buttar via la gara a 43 giri. E succede, succede, succede. In realtà succede. No, la pista mi piace abbastanza, quindi... perdere per una stupidata del genere. Però le gomme a 7%, quindi un po' sinceramente, ragazzi, mi sto preoccupando, Hamilton è sempre dietro, quindi non... Allora, possiamo farci una bella giocata insieme, online, ci divertiamo insieme ai miei amici di Twitch. Che Hamilton... Allora, per cortesia, non dite il risultato, comunque è grande, grande. Ho saputo che è stato un disastro, però... Diciamo che gli amici che vengono qua a vedere la mega gara di Marco Drums non vogliono lo spoiler. Che poi se la guardano magari dopo la mia gara, la gara reale. Im, scusami, scusami, ma... Esatto. Come nei film, non spoileriamo. Perché la gara di Marco Drums è andata bene per il mitico Charles Leclerc e la Ferrari, ma la gara vera non lo so. No, no, tranquillo, tranquillo. Oh, Zeta Rob, grazie mille Zeta Rob, grandi, grandi ragazzi. E ragazzi, comunque io porterò Formula 1 2022 il 28,
Oh, grazie Willis, grazie mille, generoso, generoso. Mi hai lasciato 1000 euro? Un bel abbonamento, una bella donazione di 1000 o il numero di cellulare? che figata. Allora, tutte le volte che corrono... Allora, perché mi sembra che nel preordine, nel preordine mi fa giocare al 28. Non fare patac. Z Rob, grandissimo, benvenuto, benvenuto, grandissimi ragazzi e ragazze, perché non so se siete uomini o donne, ma va benissimo tutto, grandi, grandi. E comunque il 28 perché ho fatto il preordine dell'edizione figa. Allora, Z Rob, io gioco online soprattutto con Gran Turismo 7, però sì, posso anche giocare online insieme a voi, amici. Infatti, come già comunque mi avete dato il follower, vi ringrazio, io chiedo sempre di seguirmi sul canale di Twitch e poi ci scambiamo gli ID. Se volete aggiungermi, potete farlo anche adesso, così quando finiamo la gara, vedi, al 28, tutti, chi non l'ha prenotato, il 1° luglio, esatto, Verset, grandissimo, grazie che mi dà sempre informazioni utili, Verset, grandissimo amico. E sì, possiamo giocare insieme ragazzi. Sharder Design, che è il mio livreatore e moderatore, che fa le livree per Gran Turismo 7 della squadra corse, che è la mia squadra, potete far parte. Sì, allora Marco Drums, Z Rob, Marco Drums, mi cerchi su... grazie VG del follower, grazie amico mio, mi cerchi su PSN come Marco Drums. Ho il logo mio del drago, non arrabbiato, però no, senza il fuoco. E troverai probabilmente anche, forse, non so quale ti fa vedere dei due loghi, il mondo degli Little Big Planet. Sono io, Marco Drums, tutto in piccolo, senza games, Marco Drums, se mi mandi la richiesta io te l'accetto e poi, finito questa, facciamo una bella gara. Ah, grande, grandi ragazzi, dai che stiamo finendo. Allora, diciamo che ragazzi, grazie prima di tutto che siete qua con me e con la mia mitica famiglia di Formula 1. Dove l'hai preso? Tutto dallo store, amico. Io compro solo dallo store i giochi che tengo, non li compro a disco. Quelli che invece poi dopo... Allora, difficoltà al 50, Rob, perché sinceramente farmi al 100% 51 giri non ne ho voglia, ti dico la verità, anche perché è più un gioco, è più un ridere, scherzare e stare insieme a voi, il mio giocare e divertimento, più che una roba di competizione vera pura che voglio essere il primo. Non mi interessa, a me piace proprio, grande Z, a me piace proprio ridere e scherzare, Ma Formula 1 c'è in demo gratis, non saprei dirtelo sinceramente, Sì, allora ti dico la verità, Z Rob, a Gran Turismo gioco un po' più serio. Ho 5 giri, grazie. Qui è Formula 1, sì, c'è la demo comunque. Figata, grandi ragazzi. C'è la demo, ti dicono che c'è la demo, grazie ragazzi delle info, perché io correndo non posso. E il Formula 1 2022 lo portiamo il 28, quindi se lo comprate, comunque io tengo dentro il 21 lo stesso, perché se non comprate il 2022 io poi comunque qualche volta vengo a giocare con voi online, comunque senza problemi ragazzi. Devo solo ricordarmi tutti gli ID e la gente che gioca con me. Ah, del 21 c'è la demo, del 22 ancora no. Ok, figata. Che poi tra l'altro ragazzi, oh dai Im, se lo prendi il 2022 poi si fanno le gare online, Io e Sharder Design faremo la campagna insieme, perché abbiamo la livrea e tutto, ma tutte le volte possiamo anche andare a giocare online, tutte le volte che ci beccate. E io tutte le volte che ci sarà il Gran Premio la domenica farò la stessa pista, la stessa gara con gli stessi giri, Oh dai ragazzi, dai, grande, che bello, dai che ci giochiamo insieme. Allora mandatemi l'ID, l'aggiunta richiesta amico, che io vedo il cellulare che sta arrivando un po' di roba. Sì, ne ho vista una arrivare adesso. Oh VG, hai ordinato il 22 anche tu, che figata, dai che facciamo un gruppone della Madonna. Z Rob, in teoria ti ho mandato l'amicizia. Ok, credo di sì, ho visto qualcosa sul cellulare, ma aspetto di finire gli ultimi giri, perché se poi mi distrago ragazzi non si può guidare e vedere il cellulare, Io sono da PC, penso che si possa giocare,
Qualcuno può andare a vedere per cortesia se si può giocare PC, PlayStation 5? Spero di sì. Se c'è il crossplay. Crossplay si chiama? Non si parla con docente. È vero anche questo comunque, raga. Ha ragione Verset. Non si parla con chi sta guidando 250 all'ora nell'Azerbaigian. Allora, VG da PlayStation 5, quindi non ci sono problemi. Sì, esatto, esatto. Siamo un team, ragazzi. Però uscirà dopo l'uscita del gioco. Ok, ok, ok. E poi tra l'altro, che sappia io, ragazzi, a fine mese c'è anche il Plus, quello nuovo. Se comprate il Plus, quello, non mi ricordo se è essenza del base, premium, credo, c'è anche la possibilità di provare tutti i giochi oltre le 30 euro per 2 ore. Quindi diciamo che se volete provare magari il gioco nuovo prima di comprarlo, c'è questa cosa figa che sta facendo adesso PlayStation. Costa un po' di più, però alla fine in un anno, 120 euro l'anno non è un'esagerazione, e ci fanno provare 2 ore i giochi, tutti i giochi prima di comprarli. Quindi anch'io che prima facevo i preordini a volte a scatola vuota, adesso sto ben attento, a parte Formula 1, Call of Duty, poi gioco anche a Warzone, ragazzi, a Roller Champions, a Warzone con Morris, che fa parte di Kulesh, il mio grandissimo amico Maurizio, suo papà. Sì, è vero, VG, figata assurda, io non vedo l'ora. Io faccio l'abbonamento quello più figo, perché voglio provare i giochi prima di comprarli. Manca pochissimo, ragazzi, dobbiamo festeggiare. Allora, mai lasciare il volante mentre andate con una Formula 1 sul rettilineo a 300 all'ora, Ah, cacchio, vuoi dire che non c'è cross play? Non lo so allora se si può giocare da PC a console. Vabbè, al massimo tanto tu lo compri, ci proviamo. Se proprio non funziona, quando faremo le live, vieni dentro, amico mio, il cross gen c'è, ma non c'è il cross play, cross platform. Non so, tutti sti nomi inglesi, ragazzi, poi ci faccio un casino, cross play, cross gen, cross plat, casino della madonna. Allora, ragazzi, ho le gomme praticamente senza battistrada. Mancano tre giri, ragazzi. Tre giri, 51 giri, e dalle due che sono dietro. Dici? No, se non nasce così non lo mettono più. Intanto un bel aereozzo mi è passato sopra la casa. Ah, ok. Madonna, che cazzo di problemi c'hanno? Sono 10 anni che fanno sto gioco. Guardate, le case che fanno i videogiochi, a volte quando fanno se stupidate mi fanno arrabbiare, perché non è che è ieri, è stato inventato ieri Formula 1, cioè non lo so io. Vabbè, comunque tu lo compri e vieni nelle nostre chat quando facciamo le live, amico mio, che ridiamo, scherziamo, ci diamo una mano, ci passiamo. Io, a me piace tantissimo quando voi mi dite anche, mi date dei consigli come prendere le curve, come fare dei settaggi o come fare le cose, raga. Perché alla fine io mi diverto, sono io, mia moglie, c'è anche mio figlio Leonardo, quindi noi ci vediamo tanto per passare il tempo a giocare alla Play. In più streamiamo e quindi con voi, ragazzi, ci passiamo delle belle giornate, delle belle serate, ridiamo, scherziamo e si fa anche delle belle chiacchierate a volte, Si conosce un sacco di gente fighissima. Finora qual è la macchina della Formula 1 che ti piace di più? Allora, della Formula 1 io ho proprio nel cuore la Ferrari, non perché io sono lombardo, non sono emiliano, però ho sempre avuto la visione Formula 1 Manager, credo di no Formula 1 Manager, perché non i manageriali non mi sono mai piaciuti più di tanto, ti dico la verità, no. Poi magari non lo so, se andrà a 10 euro lo compro, perché insomma bisogna vedere anche un po' il portafoglio, ragazzi. Infatti qui sto mettendo via pian pianino i soldini per comprare il Fanatec DD Pro, ed è dura. Le bollette che arrivano, le bollette di adesso, ragazzi, stortano le orecchie, altro che, non c'è poco da... Forza Hamilton e Verstappen! La Codemaster è sotto le dipendenze, sì. Sì. Electronic Arts... Mi ha cannate un po' ultimamente, devo dire la verità, a parte Apex che è bellissimo, ma col Battlefield... Ciao player, sì, gioco online player,
Allora, se vuoi giocare con noi player, metti un bel follower al mio canale e poi ti dico il mio ID, che si può fare anche una partitella dopo di questa online. Io ragazzi le farò penso un paio online insieme a voi dopo, perché sinceramente dopo un'ora è certo che posso, certo che puoi. Iscriviti al canale, amico mio. Oh, ti sei iscritto, grande, grande. Povero di questo. Sì. Oh ragazzi, la macchina va poco, manca un giro, prepariamoci a festeggiare. Allora cercami come Marco Drums, Marco Drums, tutto in piccolino come il mio canale, Marco Drums Games, ma senza games. Marco Drums, ho il logo, il mio serpente, il mio drago non arrabbiato, però non è arrabbiato lì. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Hamilton gli ho dato 30 ragazzi, 50% di difficoltà, perché non c'avevo voglia di giocarmela all'ultimo millesimo, vi dico la verità. Tu, voi pensate, loro che sono sempre al filo del rasoio, robe assurde. Ah, 6:30, io gioco adesso poi stacco, amico mio, player. Vabbè, comunque non c'è problema, tu mandamela lo stesso, quando mi trovi a giocare al Formula 1 giochiamo insieme, ok? Perché io adesso faccio 2 gare online e poi stacco, perché sinceramente, player, è dalle 2 che sono dietro, non ce la faccio più, ti dico la verità. Faccio 2 gare online giusto perché voi mi avete dato il follower e devo per forza. Contro chi? Il mitico Kevin dalla Germania scrive contro chi? Non lo so, mi spieghi Kevin, non capisco, o stai rispondendo a qualcuno o contro chi, non lo so. Oh, grazie Giuri, che seguite anche sul mio canale su YouTube ragazzi, metto tutti i settaggi, ho messo i settaggi di Gran Turismo 7, delle Audi, della Huracan, trofei, unboxing e tantissima roba. Contro chi giochi online? Gli amici che si sono iscritti adesso e Charder, amico mio. C'è anche l'amico Kevin, ragazzi, sul 98 TV, seguite anche il suo canale che è un grande, che è praticamente grande Willis. dai, l'ultimo. Smettila Giuli, non ti do soldi, ti do i Miticoin. Miticoin. Dai ragazzi, ultimo giro. Prestiamo attenzione all'ultimo giro. Aiaia! Gasly arrivo primo. Questa, vi devo dire la verità, non ci voleva questa curva così. Non ci voleva. Devo stare molto attento, ragazzi. Le gomme sono finite. Quanti secondi ho da Hamilton? 30. Marco, vai pianino. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Dai che... Luis... Scusate ragazzi, si è urlato. Non lo faccio più. Mi sono spaventato anch'io, vi dico la verità. Gli avrò distrutto tutti i dispositivi. Ma hai fatto pit? Due amico mio. Uno purtroppo me l'hanno fatto fare presto, quando era in regime di safety car, perché è successo un casino in questa gara. 3 safety car, un sacco di gente che mi veniva addosso, un burdel. Ho dovuto riprendere dal 7° posto, arrivare, poi mi hanno buttato fuori. Poi un casino, poi mi sono girato una volta, ho fatto un testacoda io di errore mio, e allora diciamo che è stata veramente tosta, sta gara. Stasera c'è le livree nuove, amico mio, grazie, e c'è la mega gara che giochiamo online anche a grazie Willis, amico mio, sei un grande Willis, un po' di beats, dai ragazzi! Che succede qualcosa adesso sul dritto, è impossibile, tolgo anche le mani. Che guida splendida, hai vinto la gara. Che guida splendida, raga, ce l'ho fatta, grande. Oh, Charles Leclerc, champagne, Gasly è quinto. Bravo Charles Leclerc, bravo Marco Drams, sì. Sì, è vero, hai ragione Im, non sei autopizzato, è un disastro qua, amico mio.
Grazie. Aspetta. Pepe, pepe, pepe. Le trombe, se c'era Carla vi faceva la trombetta. Aspetta, aspettiamo. Ciao, no, una cazzata. Grande verse. È stata una garettina così, nessun problema. Chiudiamo bene, mica che va sulla tribù. Che soddisfazione. E poi bevo un po' di champagne, ragazzi, acqua. Oh, amici miei. Dopo l'incredibile risultato di oggi, Charles Leclerc sale al primo posto in classifica. Oggi non sono mancate le dimostrazioni di talento, Luca. 100 minuti. Secondo te? Per quanto mi riguarda, il fattore della giornata è Charles Leclerc. Ha dato 27 a Hamilton. Stanchissimo Leclerc. Grande Leclerc. Grande Leclerc. Grazie a tutti per averci seguito. Dai che andiamo a farlo online. Allora. Ragazzi. Highlights. Guardiamo gli highlights. Vediamo se ci fanno vedere. Intanto, ecco. Mi avete mandato tutti, ragazzi, la richiesta di amicizia? Allora, ZX Rob me l'ha mandata. Highlights. Ok, ZX Rob, siamo amici. Me l'avete mandata anche gli altri? Chi è che voleva giocare con noi oggi? Vediamo, Giulio. Questo è l'highlights, amici miei, per vedere la gara di 100 minuti di oggi. Guarda la somma della striscia, cosa ha fatto il gruppo? Ah, Messenger. Ciao amici, highlights della gara, 100 minuti, ha vinto Charles Leclerc, Marco Drums Games Channel, il drago, ha vinto il drago arrabbiato. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ah, scusate, devo mettere gli occhialini della vittoria. Una bella pettinata. Stanco, assolutamente VG, assolutamente stanchissimo. Stanchissimo, guarda, metto addirittura due occhiali se vuoi, tanto perché sono stato bravissimo. Guarda qua, due occhiali. Ragazzi, non potete capire quanto sono stanco, non potete capire. Stasera ore 19 c'è la Summer Game Fest. Hai ragione, alle 19 potrei fare, ma solo se facciamo una live io e te. Oh, ragazzi, che botta! Se facciamo una live io e te, Kevin, ci facciamo una livettina magari su YouTube. Qui, cazzarola, come ho fatto a non rompere l'aletone? Boh. Mi stai facendo venire voglia di Formula 1. Allora, amici miei, chi vuole giocare con noi? Scusate perché io ho finito la gara adesso e non mi ricordo più chi mi ha chiesto prima di giocare con noi. Scrivetemi chi vuole giocare, ragazzi. Io ho accettato. Aspettate che è arrivata una richiesta. Io, allora, ZRob mi hai mandato la richiesta perché... Aspetta, Ok, ti ha inviato, adesso facciamo, creiamo la lobby. Ricky, Riccardo, allora, vediamo un attimo chi ho accettato. Scusa un secondo perché io ho accettato. Ok, allora ZRob ci sei. Ok, ZRob e ZXRob. L'altro ragazzo, cazzo, ma che memoria di criceto, ragazzi.
Riccardo Ricky X. Riccardo, tu me l'hai mandata? Allora, invito amici. Spero che mi faccia mettere dentro su... Allora, aspetta, chi è Sharder 98? Sharder 98 è il moderatore, è il mitico Marco Sharder Design, che fa le livree e fa parte al 50% del mio team, Marco Drums Games Sharder Design Racing Team. Quindi siamo io e lui che facciamo il team sia di Formula 1 che di Gran Turismo, che di Assetto Corsa Competizione, anche se Assetto Corsa Competizione lo facevo un po' di tempo fa, adesso non lo faccio più. Allora, Z, devo invitare, allora, devo invitare, vediamo un attimo se sei on, tra l'altro, ma io sono on, tra l'altro, aspetta, eh. Ti va 16 giri, possiamo farne due gare un po' più corte, Sharder? Io ho fatto 51 giri, sinceramente. Poi la prossima volta possiamo fare quello che volete, ma se mi dai la grazia di fare un po' meno, non so, un 6 giri, così facciamo due gare. Cosa ne dite? 8 giri al massimo, ecco, te, dai. 8 giri. Allora, aspetta che invito Z Rob. Ragazzi, dai che giochiamo insieme, amici. Allora. Z, cacchiarola, X, Pro. Ok, allora ZXROB ti ho invitato, l'altro ragazzo, scusatemi ragazzi, ma io sto un po', allora, vabbè, potremmo fare anche una da 16 almeno c'è pita, allora ne facciamo una sola, va bene? Dai, facciamone una sola, facciamo una gara sola. Perché sinceramente io sono veramente distrutto. Poi se voi volete giocare con Sharder Design non in live, non c'è problema ragazzi, ok? Allora, metti pure Imola, la odio. Puoi cambiare la pista? Ok, Z-Rob è dentro, grande Z-Rob. Allora, aspetta che devo invitare anche l'altro ragazzo che non mi ricordo più se mi ha mandato la richiesta amico, raga. Rimanete sempre comunque anche se giocate... Rimanete in live, che così riusciamo a sentirci. Sì. Quello che vuoi. Va benissimo, ci sta che tu sia stanco, così io gioco di te, ma sta, faccio di tutto per giocare con gente che non ti sbatte al muro. Esatto. Anche noi non sbattiamo il muro, però se capita la volta che si dà una sportellata, non si va benissimo che si sia stanco, io gioco volentieri un Sharder, ok. Allora, aspetta che devo vedere l'altro ragazzo se mi ha mandato la richiesta. Sì, me l'hai accettata, il contrario può capitare, ma non volontario, esatto. È questa la nostra cosa, raga. Stanco Marco, io non riesco a vedere l'altro ragazzo che vuole giocare con noi. Mi puoi scrivere, per cortesia? Qualcuno si ricorda come chi era l'altro ragazzo che voleva giocare con noi, raga? Allora, vediamo cosa ha scritto Im. Ricky! Mi hai mandato la richiesta, amico? Non ti becco nella chat, ragazzo. Allora, forse... Ricky_X7. Ma sei riuscito a mandarmela, Ricky? Allora, io non ce l'ho. Grande Im, è vero, tu hai detto che lo compri per PC. Sì, adesso me lo ricordo. A Kevin Monaco lo odio. No, Monaco no, ah, ok. No, Monaco me ne vado via adesso, ragazzi. Chiudo la live così. Ciao Zaniboy, grandissimo mio figlio, ragazzi. Ciao amico, ciao. I'm Glitch. Allora, aspettate solo un secondo che poi partiamo con la gara online, eh? Allora, avete detto... Però io non lo vedo più che scrive, Roby. Ricky, scusa. Allora, Ricky... Ricky. Ricky. Ragazzi... Forse mi è arrivato un invito, da chi? Oh, Ricky, grande Ricky, grandissimo, grazie perché ti stavo cercando, era un casino. Allora,
Aspetta. Te l'ho mandata io, scusami Ricky, ho sbagliato. Sì, scusa, te l'ho rimandata. Ok, siamo amici, perfetto. Che casino, raga. Il mio cervellino è arrivato al limite. Allora, Ricky, adesso aspetta che lo... Sì, davvero. Aspetta, cosa ha scritto? Allora, va bene. Allora, cerca. Allora, adesso ti devo ricercare per metterti dentro. Ri... Aspetta, com'è che era? Ri... C... K... I... Pattino basso... X... 7... Ok, bella lì. Eccoti qua, invitato. Grande Zone Boy! Non è la pista di Formula 1 come quella di oggi in realtà. Ciao amici e amiche di Twitch, io vado, ciao Willis, dopo recupero il tuo cellulare, Willis. Grazie mille dei beat, grazie mille di essere stato con noi, amico mio, grande, eccolo qua. Me ne hai mandati due. Ok. Perché non ti fa partecipare? Che cosa, che errore ti dice? Sono tornato. Ciao Monster! Stiamo facendo una mega gara con gli amici che sono arrivati oggi, grandissimi, che si hanno dato il follower e stiamo giocando con loro. Però Ricky ha detto che non lo fa giocare, ragazzi, eh? Perché? Vorrei capire perché. Allora... Ricky, vediamo. Ricky, trattino basso. Ok, eccolo qua. Ah no, è già invitato. Non posso rinvitarti più. Grande Zane Boy. Non posso invitarti più, Ricky. Come mai non funziona, amico? Tu sai qualcosa, Sharder? Perché non funziona più? Manda a me, manda la Sharder 98, manda. Ok, ha provato a invitare lui. Prova a mandare l'amicizia, non mi fa partecipare, non so. Rick, Ricardos, prova a mandare l'amicizia a Sharder 98, guarda come è scritto, Sharder 98, perché a volte fa un po' il capriccio. A volte fa un po' i capricci il gioco quando ci sono io, non so perché, probabilmente sarà Sky Wi-Fi che fa un po' di casini. Allora, Sharder 98, prova a mandare la richiesta a lui, lui te l'accetta e vediamo se riusciamo a farlo insieme. Ragazzi, ciao, è stata una giornata fantastica. Charles Leclerc nella nostra live, mi hai fatto uno squillo? Assolutamente sì, Willis. Ero io Willis. Ero io, ok, grazie a te. Adesso ti sto beccando su. Eccoti qua. Eccomi. Ti ha dato, ti ha scritto ciò, non ciao. Ciao Willis, a dopo. Ciao amico mio, alle 21 ci sono, se vuoi. Poi ci sentiamo su WhatsApp. Allora, vediamo se Robby ha mandato la richiesta a Sharder. Sharder, hai ricevuto qualcosa? Anche tu sei collega mitico, grande Monster. Grande Monster, è vero. Lobby aggiornata. Vediamo un attimino che cosa succede. Tu lo faresti F1 Fantasy. Lo faresti Final 1 Fantasy. Che cos'è F1 Fantasy? Formula 1 Fantasy? Final Fantasy? Final Fantasy lo fatti, se parli del gioco, eh? F1 Fantasy, non lo so. Che cos'è? Me lo spieghi per piacere? Come il fantacalcio. Ah! Non ho mai fatto il fantacalcio.
Vediamo che cosa... Tac. Allora, grande collega Zaneboy, grande grande Zaneboy! Sharder, ti è arrivata la richiesta amico di... Come non pronto? Perché? Di Ricky? Ricky, tu hai mandato la richiesta? Forse è incompatibile con Sharder. Prova a fare... Z, prova a fare tu la lobby. A farla lui? Prova a far tu la lobby, Ricky. Aspetta ragazzi, perché forse l'ha fatta lui la lobby. Mi ha detto qualcosa prima che aveva fatto la lobby. Aspetta, eh. No. Non ha fatto la lobby. Cosa è successo? La sta facendo forse... La sta facendo lui? Vediamo un attimo. Come inizierà? No, aspetta. Ma perché? No, non pronto. Grazie. Prova a farla io. Ah, è vero, infatti avevo capito Z-Rob che l'avevi... è riuscito per quello. Vai, vai, vai. Mandala pure che... Quando la mandi dimmelo, perché non vedo le notifiche io. Facendo lo streaming ho disattivato tutte le notifiche. Madonna ragazzi e ragazze, che gara. Che gara ragazzi, che gara oggi. Veramente una gara incredibile. Azerbaijan 51 giri, 100 giri. Marco Drams campione. Ho festeggiato con lo champagne. E ce l'abbiamo fatta, adesso stiamo giocando con i nuovi amici che sono entrati oggi, grandissimi. Ora provo a farla io, vai. Austria 18 giri. Ok, Giulie, leggi cosa stanno scrivendo gli altri mentre lo guardo, ok? Oh, 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 è arrivata una cosa, aspetta. Aspetta che ho sbagliato, raga. Sto sbagliando, il mio cervellino... Ha riscattato Baby. Oh, devo bere ragazzi. Sharder, amico fidato, va bene. Allora, devo riscattare Baby, raga. Allora, Aim ha riscattato due volte Baby, eh. C'è anche il pettine, amico. Uno Baby. In teoria si dovrebbe far con la birretta, però non lo facciamo con l'acqua. Grazie, grazie, grazie Aim. I Miticoin, usate i Miticoin, i soldi di gioco di Marco Drums Games, ragazzi, usate i Miticoin. Allora, io non ho visto ancora il mitico Z Rob che ci invita. Stai facendo ancora Z? Cento il pettine. Guarda, lo faccio io gratis. Dai amici, dai amici. Sol TV Baby. Quanti Baby? Ogni volta che alzavo la bottiglia era un bere, raga. Non abbiamo più notizie dell'amico Z. Che sta succedendo ragazzi in questo DD lobby? Stiamo preparando la lobby, amici miei, aspettate un attimino, preparatevi, andate a farvi un caffè, prendete un goccio d'acqua, un ghiacciolo, che si parte con 16 giri in Austria, anzi 18, no, 18 sono troppi, amico mio. Vediamo, l'invito io, dai, li rinvito. È che io non me li ricordo. Ricky, scusate per l'attesa ragazzi, stiamo cercando di invitare l'amico Ricky e l'amico
Z Rob, che tra l'altro era dentro prima, comunque ha cercato di fare la lobby lui. Ok, magnate nel frattempo un panino con la... No, non si può dire quella roba lì. Un panino con la strascichella, con un... non si fa pubblicità senza che ci vengano pagati. Con la mortadella, brava, brava, brava. Che tra l'altro mi hai fatto anche venire una voglia. Ciao amici, grandissimi amici e amiche. Come state? Marco Drums Games Channel, Formula 1 2021, ma dal 28, Formula 1 2022, amici, 2022. Forse è arrivato, eh? Oh, Z Rob mi ha invitato, vai. Andiamo, Sharder. Forse ce l'abbiamo fatta, dai. Ok, Z Rob, adesso invitiamo l'amico Sharder. E invitiamo l'amico Ricky, vediamo se si riesce a fare, va bene, se no partiamo ragazzi e la prossima volta cerchiamo di farla anche con l'amico Ricky, eh? Perché i vari problemi tecnici che ci sono veramente fastidiosi a volte. Ok Ricky, vedi se riesci a entrare. Eh sì, anch'io vado. L'unica cosa che ti chiedo, ZX Rob, puoi fare 16 giri, non 18? Che 18 giri comincia già a essere una bella tirata, se si può fare, eh? Vediamo se l'amico Robby riesce a entrare. Robby riesce a entrare, Ricky? Scusa, Ricky? Vediamo se riesce a entrare l'amico Ricky. Me lo scrivi, Giuli, per cortesia, se Ricky riesce a entrare. Ricky, ce la fai a entrare? Ci fai sapere qualcosa se sei ancora in live con noi. Il 25 è questo, in questa pista non posso modificarlo. Ok, va bene. Adesso aspettiamo ancora un 2-3 minuti, poi partiamo, perché così sennò poi gli amici che stanno guardando la live poi si stancano. Allora, vediamo un attimo. Tu lo fai Stubble Guys. Ah, Gal Guys. Sì. Poco, ma lo faccio con... ogni tanto con gli amici. Allora diciamo che l'80% del mio canale su Twitch è Gran Turismo 7, poi Formula 1, Warzone, qualcosina di quello che non mi ricordo più, e poco a e roller coaster e poco altro. E su YouTube porto tutto, quindi se vuoi anche seguirmi su YouTube, Giuli, mi puoi mettere il link di YouTube per cortesia? Ciao Lucas, eccolo qui, mi segui su YouTube, ci sono tutti i giochi del mondo, perché tutti in day one con la Series X, la Xbox Series X e la mia PS5 porto praticamente quasi tutto. Lucas, tu devi vedere che gara, Lucas, che gara, è successo di tutto, è successo di tutto. Dai, partiamo ragazzi. Parti ZX Rob. Lucas, grande! Partiamo, se no davvero è troppo tardi per me, devo chiudere la live. Però Ricky, non ci hai fatto sapere più niente, ti chiedo scusa, ma devo per forza partire perché 18 giri sono mezz'ora, eh? Quindi... tentativo unico, bravo. Tentativo unico e poi partiamo. Scusaci Ricky, ma... Non ho visto che hai scritto. Vai. Pista. Grandi ragazzi, Spielberg. Tentativo unico. È stata una bella live, una bella gara, Lucas. Incredibile. Ma come faccio sta macchina del merda? Ma non si poteva scegliere le macchine, raga? Cazzo, non ho scelto la macchina. Sto correndo con la mia. Eri a un pranzo, grande Lucas! Oh raga, sto correndo con la mia macchina. La mia macchina è un cadavere, eh? Vabbè, corro per divertimento, dai raga. Non ho scelto la macchina, Giulia.
E infatti e vabbè, dai, cosa devo fare, tanto diciamo che la mega gara che ho vinto ti ricordi come l'abbiamo lasciata? Un disastro. Non tiene neanche la strada, amici miei, mamma mia, ci abbiamo, penso, sì. Dici che era più veloce? Davvero? Ma dai, non credo. Avevamo pochissimo. Vediamo. Adesso vediamo se è veloce o se è una merda. Che poi tra l'altro sta andando meglio il... X non ha fatto il tempo? Ah, lo fa adesso. Vabbè, già che l'ha scritta Michael Schumacher, secondo me sono già a posto, perché è uno dei piloti migliori, secondo me, in compreso anche del mitico Ayrton Senna e Prost, eh? Ultimo. No, ti sei girato! Ma dai, grandissimo! Dai che partiamo! Partiamo, amici! Se settimana prossima mi arriva la play, dobbiamo fare avanti col nostro team. Esatto. Anche perché, amico mio, bisogna che compri il 2022, amico mio! E vabbè, RoarZ, ma chi se ne frega, ci divertiamo, ridiamo, scherziamo, non fa nulla amico, te l'ho detto come sono le nostre live, non siamo qui di certo a fare i fenomeni, ci sono altri canali anche finché arriva poi il 20, vabbè amico mio, ma compro sto 22, dai, te vai a lavorare a fare cos'è, cosa vai a lavorare a fare, che cosa, spendi sti soldi. Allora, inizia la gara, dai ragazzi, siete pronti? Power, ciao, grandissimo, grande Power, tu sei già iscritto al mio canale, grandissimo Power, ciao, no, il migliore è anche Hamilton, ti ricordo, 7 volte campione del mondo, sì, assolutamente, De Maestro lo chiamo io, scusami perché non mi ricordo niente Power, hai ragione Im, ma ci sono stati tantissimi pilotozzi, chi ho fatto girare, scusami Sharder, perdono amico, fammi girare se vuoi anche a me, vienimi addosso, scusa Charder, davvero, non frena sto rottame, il primo a dire attenzione a non darle sportellate sono il primo che la date, scusa Charder, sei dietro amico? Non tiene una pippa sta macchina. Scusa Sharder, dai che sei dietro amico, dai. Eh sì che lo faccio passare amico mio. Avvertimi quando sei dietro Sharder, lo sto vedendo che ha 3 secondi, quindi sta arrivando. Ma tanto c'ho una macchina di merda io, Im. Ah, già questa curva l'ho fatta a sbrinzer. Adesso appena mi raggiunge l'amico Sharder, gli passo, gli cedo la posizione perché l'ho brancato dentro, eh? Ha ragione Im, grandissimo. Grande Rob! Ma come corre ragazzi? Bravo. Perché questa è la mia Im. Ciao ragazzi, ciao amore mio. Oh, colone, buona fine. Un po' di sostentamento dopo i 50 giri che ho fatto, ragazzi. Ciao Sharder, ancora. Sono arrivata. Grande, amore mio. C'è la Giulia. Giulia, ciao. È buona? Grazie, amore. Però è tanto croccante questa, vero? Ok, IRS. Troppo, fa troppo rumore per la live. Dopo li mangio. Ah, ok. Grazie. Scusate. Ma niente, buonissime. Perché ti saluta la Giulia. Secondo a giro sulla vettura che ti segue. Ragazzi, stasera corre anche Carla, eh? Bandiera verde. Su Formula 1. Sono brava. Ah sì, è vero.
è forse più brava di me su Formula 1, mia moglie. Sì. Svegliata? Ma che fine ha fatto Zrob, ragazzi? Perché è ultimo? Grazie Smau, grazie del follower, amico mio, grazie. Perché è andato... Cos'è successo, ragazzi? Stavo mangiando la patatina e mi sono distratto un attimo. Come mai ultimo? Ma poi perché tra l'altro... Ah, si è girato, cacchio, non mi sono accorto. Dai, Charder, vienimi vicino, che... Allora, assolutamente sì, Smaux, hai... Iscriviti al mio canale, amico mio, e si può fare... una bella garetta insieme, senza problemi. Buone. Buone, grazie mio amore. Giulia, scusa, presta attenzione che al ragazzo che ha detto che possiamo giocare insieme di spiegargli di iscriversi al canale, così possiamo scambiarci poi l'ID. Grazie Giulia. Giulia è la moderatrice, è la più brava del mondo. Allora, la gara, ho braccato dentro l'amico Charder e adesso gli ho ridato la posizione, come dice anche l'amico Haim. Gli è scritto, grande Smaux, Smanux, grande Sma, Sma, ti chiamo Sma, dai, perché sennò faccio casino io con i nomi, scusate ragazzi. Allora, mandami la richiesta e devi cercarmi come Marco Drums, senza games, tutto in minuscolo. Scrivi Giulia Marco Drums senza games, tutto in minuscolo, come il mio ID della Play, per cortesia. Grazie Giulia, grandissima. C'è una nuova strategia disponibile, sì, sul DMF. Ma quanto va Rob? Cazzo ragazzi, ho dovuto... No! Charder! Ha rotto tutta la macchina! Charder! È stato un incidente con detriti sparsi. Fortunatamente gli addetti hanno rimosso tutto in tempo, quindi niente safety car. Ah, hai sbagliato, Giulia! Marco Drums, non Marco Drums. Marco Rums! Vai con Rum! Ah, da solo, Im! Ah, no, perché... Cacchio, io ero fermo, Sì, sì. Ok. Ragazzi, come corre Rob? Grande Rob! Grazie Giulia! No, perché... Addio Charles! Ma cosa lasciate, poverino? Cacchia Abby! Ha le mani sudate! Beh, aspetta amore, dentro ancora! Grandissimo! Grazie amore! Mandata, ok! Adesso vedo! Grande Rob, davvero! Corri forte, ciao, grande! Kevin. Ciao! Mi sono distratto un attimo, ti stavo venendo addosso, scusami. Adesso ti hanno di mettere la roba in... Milady? Charder! Ma non ti ho toccato dentro, amico, Ciao Lord, ciao Ale! Il regime di Virtual Safety Car sta per terminare, bandiera verde in arrivo. Mantieni positivo il delta fino alla bandiera... Sì, riscaldiamo le gomme. Cioè, ma sono buonissime queste patatine. Riprendi gara! Riprendi gara! Ciao a te Carlita, Lord! Oh, erba! Oh, non posso aprire, raga! Vai ai box! Ok, ottavo? Perfetto! Mm-hmm. Ne ho fatti 51 prima. 100 minuti. Io ho vinto, mancavi tu amore mio che dovevi. Io non ho questa autonomia. Che dovevi. Esatto. Ormai con la mia macchina faccio un po' di fatica a prendere il mitico Rob, anche se viaggia. Anche le parità di 5 secondi, sale. Sì. Ormai la sua gara è andata.
Però non sono stato io a toccarlo, eh. Ti capisco, Shader, anch'io. Ho preso 75 secondi di penalità. Sì, sì, sì. Ho sbagliato perché stavo cazzeggiando quando abbiamo fatto la lobby e ho preso la mia macchina. A che suo moglie dice meglio del Bossé? Eh sì, absolutely. Exactly. Ah cazzo, ho saltato la finestra dei box! Al prossimo, ricordamelo un po' prima! Ricordamelo un po' prima che non mi ricordo! Devo fare i boss, con certezza, grande! Abbiamo tutte le nostre macchine. Ah ok. Perché io la mia avevo un rottame, eh. Dopo magari la gara dopo se magari la vuole fare Carla, non lo so, tanto per divertirsi, ma se la fa Carla dovete farla di pochi giri, eh. Amor, vuoi fare una gara? Io sono stanchissimo, raga. Dopo tanto ci siamo dati. Te un caro Lixo. Lixo sarebbe come Lindo? Box. Grande, adesso l'ho visto. Adesso l'ho visto in... Forse non mi dimentico di andare ai box, anche se me l'hai detto un po' troppo presto, eh. C'è ancora una curva da fare, potrei dimenticarmi. Attenzione. Bravo. Incidente. Dai, l'ho fatta. Box. Box. Cos'è successo? Perché hai ritirato? Rob! Ah, Lix è spazzatura, ah ok, liscio, ok. Ma cosa è successo, Rob? No, non ci credo, ragazzi! Cosa è successo, Rob? Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno. Oh, attuale. Rob! Porca miseria! Grandissimo, Rob, dai, comunque è stata bellissima la gara. Rallenta, oh. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Ah, c'è la safety car. Sì, dai, una delle prime di tante gare, Rob? Dai, grandissimo. Allora, se vuoi aspettare che finiamo la gara, o se volete finirla, insomma, tanto, e ne facciamo un'altra, si può anche finire qui, Teniamo la classifica e ditemelo voi, anche voi amici di Twitch, volete che la chiudiamo qui e ne facciamo un'altra? Se no finiamo questa e poi magari vai piano e riscalda le gomme. Sì, è vero. Dai, Sharder, ne facciamo un'altra? Chiudiamo questa e ne facciamo un'altra. Tanto questa l'ho vinta io. Cioè, possiamo fare anche la stessa, la rifacciamo volendo, se volete. Fatemi sapere, Sharderino. Anche i bot, esatto. Si possono mettere i bot, ragazzi, dai, rifacciamola. Dai. Marco Drums ha vinto, raga. Grande Drums! Allora, Rob, metti, non so, 10 bot, ok? Sempre questa pista, 10 bot, sempre tutto uguale. Ah, sì, è vero, così entra anche in Smanux, è vero. Aspetta, raga. Sì, è arrivata. I commissari hanno esposto bandiera nera per te. La no! Gara finisce qui. Ma che bandiera nera? Oh! Ma eravamo già amici, Smanux? Perché io non ti ho. Come si dice? Accettato l'amicizia. Era già che qui. Eravamo già amici. Difficoltà. Quanto la metto? Mettila. Sinceramente dopo oggi mettila al 40%, dai. Allora ragazzi, io sono solo rimasto fermo e mi ha squalificato. Fai 50, dai ragazzi, sono stanco. Fai 40, dai, poi la prossima volta giochiamo un po' più seri. Sono veramente stanco, ragazzi, voi non potete capire dopo 2 ore che sono seduto qui. Un 40-45%, dai, 45, fai 45 così siamo a metà. Così siamo tutti contenti. Chi ha vinto? Sharder Design!
Ah, ok. Bella raga. Buone patate. Allora, rifacciamo la gara e invitiamo anche Smanux e rinvitiamo anche Ricky. Però io Ricky non l'ho più visto nella chat della... Ah, anche squalificato mia. Ok. Ciao amici e amiche di Twitch. Esatto. Allora, invitiamo Smanux. Ok, Smanux. Dai, dai che facciamo, e anche Ricky. Ricky? Ricky, trattino basso. X7. Ok. Ok, ragazzi. Smanux è dentro. Dov'è che si cambia la macchina, raga? Seleziona. Come si fa a selezionare la macchina, amici? Come faccio a cambiare la macchina? Non me ne ricordo. R1. Ah, ok. Dov'è Charles Leclerc? Ok. Dovevo mettere bot e poi... no, bot e basta. Aspettiamo Roby, ma Ricky non l'ho più visto neanche nella chat. Giulia, scrivi ahí nella chat se c'è ancora Ricky, sennò partiamo, ragazzi. Smanux dentro. Non volete prendere delle macchinette un po' più... Ok. Riccardo, ci sei? Vediamo. No, che penso che Riccardo o sta giocando ragazzi. Oh, Riccardo non c'è. Ah, ok, bravissimo Rob, grande. Allora ragazzi, noi giochiamo per divertimento. Se qualcuno prende dentro qualcun altro, basta lasciare la posizione e siamo a posto, ok amici? Dai, partiamo. Altra gara, altra mitica gara, ragazzi. Benvenuti, siamo al circuito in Austria, Spielberg. Nuova gara, l'ultima della giornata, poi Marco Drans vi saluta e va a riposare le membra e la schiena che non la sente più. Il drago è arrabbiato, eh? Dai amici, amici e amiche, iscrivetevi al canale, dai che arriviamo 580, dai ragazzi, iscrivetevi al canale, dai che arriviamo 580 amici. Come vuoi Giulio, come vuoi. Oh, sì, perché manca una ventina di minuti qua, eh. Una ventina di minuti finiamo tutto. Allora, va leggermente più veloce della mia, eh.
Ma dai, davvero? Ah, Vittorio, tutto bene, tutto bene. È grande, 18 anni sono tanti, sono tanti Monster. Sì, dopo di questa chiudo. Devo andare a fare il barbecue. Se no non mi viene... Sì, 18 Monster, Vittorio. Ormai è grande. Patente, macchina. Grande, 14. Invece l'altro mio figlio, Leonardo, ne ha 11 e va a 12. Vediamo? Grande, Monster. Dai, la scuola è finita, sei un po' più tranquillo, eh. Essere Ferrari, bellissimo, bellissimo. Ah, giri completati, 1, 30 soldini. Grazie Giulia, davvero, grazie Giulia. Oh, che bel tempozzo schifosozzo. Proprio, vabbè. Pensavo che era la macchina, invece probabilmente è anche un po' il pilota, Allora ragazzi, attenzione alla prima curva, non branchiamoci tutti dentro che facciamo un rabellotto, Oh Maria, grazie del follower! 2 minuti fa. Giuli, grazie a Maria che ci ha seguiti. Grandissima Maria, grazie. Frizione. E via! Eccolo, ma porca, ma vedete che fanno sempre così con me? Ma io non ho brancato dentro nessuno. Vabbè, dai, gara in salita, ma non lo so, ero quarto, ma hanno brancato dentro, ma non è possibile. Dai, gara in salita anche qua. Grazie Maria del follower. Dai ragazzi, mancano 3 follower, arriviamo a 5,80 oggi. Dai amici miei, gara in salita ragazzi. Grande Rob! Oh ragazzi, Rob corre di brutto, Rob, dobbiamo convincerlo ad entrare nella nostra squadra corse, ragazzi. Grande Rob! Gara in salita, amici miei, dai, iscrivetevi, datemi un bel follower, amici miei, che arriviamo a 580 entro stasera. Dai amici miei, e amiche, e amiche, amici e amiche, raga, mitici e mitiche. Dai che andiamo, porca loca, non mi ero mai girato qua ragazzi, mai girato, ancora più in salita la gara. PlayStation Up, ho visto una richiesta di qualcuno, forse ti do un bel bacio alla fine di questa prova, amica mia. Grazie Maria, grande, grandissima. Benvenuta, ci sono tante ragazze, mia moglie corre, anche Maria. Passo, rischiamo una penalità, rallenta immediatamente. Adesso si comincia a tryhardare, vero? Grande Maria, noi facciamo Gran Turismo, Formula 1, Formula 1 quello nuovo quando esce, e poi facciamo anche altri giochi tipo Warzone. Oi, ridurre velocità, dai! Ci siamo presi una penalità, drive through, passaggio obbligato dai box per noi. Ma perché? Ma cosa è successo? La virtual safety car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Ah, oh, Maria, ha preso una penalità. Per ma porca loca. Facciamo Warzone col mitico Morris dei Kulesh. Faccio tante altre live simpatiche con zio Mario, con Lord, con Shard. Facciamo un sacco di roba interessante,
È vero, è vero. Tutto rimonta, Rob, grande. Io ho preso anche un drive-thru, tra l'altro, e non so neanche la motivazione. Forse perché c'era la safety car e ho corso troppo. Ah, Maria, c'ho anche YouTube dove faccio un sacco di video divertenti, trofei, e unboxing e altre cose, un sacco di giochi. Ho 1500 video, quasi 1400. Poi c'è Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch, dove posto anche foto simpatiche e tutte le mie live, gli orari e tutto, tutte le informazioni sui giochi, su musica e su film. Che sono Marco Zanesi su Facebook, Marco Drums sempre dappertutto, Marco Drums Game su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch. Grandissimi ragazzi, grandissimi. Un bel drive-thruino, un bel drive-thruino ci voleva, che sono l'ultimo. Dopo la mega posizione, dopo 51 giri, il merchandiser, vendo anche le magliette, i cappelli, sottovasi, tutto, tutto. Sì, 19 secondi ragazzi, io questa gara la vedo tosterella, eh? Vabbè, ci proviamo. Come dice sempre Marco Drums Games, the show must go on, e mai mollare, mai mulà. Cosa è successo, Rob? Ma no, ma cosa è successo? Ti sei girato? Qualcuno... A me, un Mazepin, credo sia sempre lui, mi ha brancato dentro, mi ha fatto girare la prima curva, e poi ho peccato una penalità che non so perché, ti dico la verità. Dai, andiamo a prenderli, Rob. Grande, e non lo vedo, non lo vedo. 14. No, hai rotto l'ala, cacchio. Io ho fatto la penalità, Rob, quindi diciamo che forse era meglio se rompevo l'ala. Non so quanto ci mette a cambiare un'ala. Penso la stessa roba della penalità, vabbè, un pochino in più forse. Le gare sono sempre incredibili. Non lo so, Giulio, perché non lo vedo. Ah, ok, ok. Dai sempre il massimo. A volte bisogna anche mollare un attimino. Anch'io la gara di prima con i 51 giri alla fine ho dovuto mollare perché non avevo più gomma. Ciao mio amore. Esatto, bravo. Bravissimo. Bravissimo Verset. Hai ragione, la vita si spinge con moderazione. Sempre verso il proprio massimo, ma bisogna anche a volte stare un po' indietro, stare un po' non sempre al limite, non vivere sempre al limite la vita e le gare di Formula 1. Qui è balorda perché è in salita e quindi bisogna graduare perfettamente l'accelerazione, perché sennò ci si gira, eh? Vero Lord? Bello, bello modo di pensare, mi piace, mi piace. A volte è meglio prendere 20 punti se non si riesce a star primi, piuttosto che fare la cavolata e prenderne zero. Infatti la maggior parte dei mondiali che riescono a vincere questi gran piloti, a volte è proprio una questione anche di piccoli punti a volte, perché poi alla fine si sommano e diventano grandi punti. Dopo andiamo dalla live di Giulia, ci spostiamo tutti amici nella live di Giulia. Se Lord fa... Lord, ascoltami amico mio, quando ci sei batti un colpo, dimmi che mi stai ascoltando. Lord, dimmi che mi stai ascoltando. Ciao amici e amiche, grandissime! Bandiera gialla. Io voglio fare una cosa per te, non mi ascolti, va bene? Va bene Lord, ok, siamo proprio d'accordo. Bandiera verde.
quando mi ascolterai ti dico una cosa bella che voglio fare per te, sempre se mi ascolti, perché devi fare una cosa. Allora, fai partire la tua live poco prima che finiamo, non so, a 16 giri, 17 la fai partire già, quindi carica il gioco della Giulia, fai la live su Twitch e io ti faccio il ride. Tutti gli amici che sono dentro da noi ti passano al tuo canale. Dai, dai, fallo, fallo. Lord, accendi. Prepara lo streaming per Giulia. Giulia. Oh, davvero, Versed, grande, grazie. Instagram lo uso di brutto. Ci sono un sacco di foto. Box, dov'è Im? Im, ricordami Box, Im. Non ti sto vedendo che scrivi più, Im, i Box, ricordamelo. Sì, però deve fare, cioè quando chiudo io devi aver aperto tu la tua, Quindi digli a Lord di farla già, di caricare il gioco, di preparare lo streaming, di farlo partire su Twitch. Ok, se mi hai mai dato la richiesta poi te la ricambio, assolutamente, grazie mille. Su Instagram metto anche altre cose, proprio tutto quello che parla del mondo di videogiochi, Io poi sono anche musicista qua, quindi ogni tanto anche roba di musicisti. Andiamo a battere Ricciardo? Vai che supero Ricciardo? È una gara tutta in salita, ragazzi, io ho tutte le gare in salita. Ah, devo andare in box! Anche Ricciardo va in box, no, che stronzo. Ma davvero devo entrare in box? E forse sì, cambiare le gomme. Ciao mio amor. Tu non hai mangiato le patatine? Poche, perché sennò faccio crac 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 e gli amici poi a casa sentono crac 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 crac. Burdel. Fuori, questo amplificato perché è qua. Stasera corri mio amor? Così glielo diciamo ai ragazzi che vengono a passare una seratina con noi in Gran Turismo e ci ha fatto anche le livree, penso. Non so che cosa ha fatto il mitico Shard. Non so se sono proprio nostre o se sono quella dell'Accademia, perché ci mette un sacco di tempo, eh. Sì, non so. Che buon odore che è, amore mio. Sei bellissima. Che buon odore. Dai, davvero. Grande Lord, vai pure, prepara la live che ciao, ti faccio il ride, Dai amico mio. Ciao Lord. Carica già il gioco, prepara la live su Twitch. Hai capito come si funziona il ride? Sì, sì. Deve essere attivo però, sennò non riesco a vederlo. Ragazzi, alla fine della gara manca 9 giri, però di niente Giuli, ci mancherebbe. Sì, entra anche tu che gioca la Giulia, ragazzi, quindi andiamo a vederla alla fine della mega Gran Turismo, andiamo a vedere Giulia che muore 170 miliardi di volte in 10 minuti con Dark Souls, ragazzi, anche noi ti vogliamo bene. Grandissimi ragazzi, una bellissima community, ragazzi. Oggi amore ci sono iscritti 7 ragazzi, c'è anche Maria che si è iscritta, salutala. Grande Maria! Con le patatine. Con le patatine. Grande Maria! Scusa. Grande Zane Boy! Grande Zane! Ma tu dove sei, amore mio? In live, mio amore. Non ti seguo più. Come non ti segui più? Ci manca che mia moglie mi ha tolto il segui. Sei arrabbiata ieri con me e mi hai tolto il segui. No, non ci sono. Oh, basta, mio amore. Sì, lo so, Giuli. Sto scherzando. Anch'io in Dark Souls muoio 100.000 volte, eh. Ecco qui la mogliettina Bragari. Grande Carla. Ciao, amore. Ah, sei qui. Amore mio. Sei pettinato oggi? Sì, 3-4 volte. Non hanno fatto tanto pettine, eh. Oggi non hanno voluto spendere i Miticoin i nostri amici. Stasera. Amica mia, Dark Souls è tosto. Tutti i giochi roguelike. Io ci sono. Ecco, mi sono parcheggiato bello.
Davvero, dai, mi ripassa Ricciardo, raga, vai! Mi ha ripassato Ricciardo. Mettilo sotto pressione, facciamogli commettere un errore. Ma che commettere errore che facciamogli sotto pressione? Sono io che sono stato sotto pressione e mi sono girato come un scemo. Ma dai, mettiamo sotto pressione Ricciardo, mi ha detto. Mamma mia, ragazzi, che gara, incredibile. Non troppo incredibile, ma è stata una gara un po' incredibile. La vettura che ti precede è 4,5 secondi. Dai, mancano 7 giri, almeno prendiamo Ricciardo, ragazzi, dai! Qui sei brava tuo amore a guidare, eh? Formula 1. Sai che non ti stavo più seguendo? Davvero? No! Vabbè, grazie mio amore, infatti c'era uno che si era disconnesso. Sono entrato adesso. Magari ogni tanto fa qualche scherzo Twitch, eh? O eri arrabbiata con me e mi hai tolto il follower, sì, amore? Sì, arrabbiata con te, tolto. E lo sapevo, cazzarola, ragazzi. Io le faccio così, boh. Lo sapevo perché sei arrabbiata con me ieri. Ciao amici e amiche di Twitch, dai che stiamo raggiungendo Riccardo, è stata una gara tosta, ragazzi, mi vedete ultimo? Con Drums Giulio gli tolgo il follower. Incredibile mia moglie. Ci amiamo tanto, ma quando la faccio arrabbiare mi toglie il follower. Blocco il follower, lo blocco su WhatsApp. Porca miseria, ragazzi. Non lo seguo più su Instagram. Fuori tutto, cara, ti segui a tutti. Come così si fa, Giulia? E io che ti voglio far sposare col tuo uomo, mi fai così con Carla. Ma poi come si fa la pace di seguito? Ritorna tutto. Altre iscrizioni? Incredibile. Guarda il caviale. Guarda il caviale. Ho 22 euro 5 grammi. Assaggialo bene. Beh. Beh. Davvero? Beh. Fai schifo. Schifo, caviale, schifo, schifo, pece. Riccardo, guardate Ricciardo, bandiera blu. Ma come, ci sono già arrivati i primi? No dai raga, ci hanno doppiato. No io mi sono spostato, raga, Ma sto scemo di Riccardo! Vi compri una forbice per Leo? Che poi dopo quando riparte la scuola poi non abbiamo la forbice? Quelle... Sì, ma fa niente, comunque sempre la forbice bisogna comprare. Esatto, perché sennò poi dopo va a finire mossa, che non ce l'ha. Quella è appena appena. Ce l'hai giù? Una? Allora, dopo dammela, mo. Dopo dammela. Lo so. Dai, amici! Tre giri e finiamo, dai che forse riprendiamo. Ma davvero quello era caviale? Che schifo, ragazzi, il caviale. A me non piace. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Champagne.
Dai che sul finale li prendiamo, ragazzi. Dai che prendiamo Mazepin. Dai As, non buttarmi fuori, eh. Ragazzi, poi rivedete questa live se siete entrati solo adesso. Se vi va, iscrivetevi al mio canale, grandissimi, grazie, vi ringrazio. Dai che arriviamo a un solo follower, ragazzi, dai! Un follower 580, dai amici miei! Chi vuole essere il 580esimo amico di Marco Drums Games Channel su Twitch? E vi ricordo anche che arriverà Formula 1 2022, raga, quindi al 28 di questo mese ci vediamo alla sera, Day One Edition, Formula 1 2022, ok ragazzi? Grande Verset! Dai che lo prendiamo, raga, sto incominciando a ingranare per bene. Peccato che è finita la gara. Abbiamo carburante a sufficienza per altri tre giri. Tre giri, dai, mancano due giri. Carburante è proprio, non posso superarlo qua. C'è stato un incidente con detriti sparsi. No. Fortunatamente gli addetti hanno rimosso tutto in okay. Tempo, quindi niente safety car per adesso. Niente safety car, per fortuna. Dai, dai Ocon. Superato, perfetto. Senza toccarlo, ragazzi. Dai, 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 dai. Grande Giulio. Allora ragazzi, adesso finiamo il giro, salutiamo gli amici e voi della vostra pazienza, della vostra simpatia che avete scritto nella chat, che mi avete seguito. E vai, Smanux ha vinto! Bravo Smanux! Guarda Smanux, ti faccio... Robby e Sharder, grandi raga! Guarda Manux! Ti faccio... Vieni mo! Vieni qui! Grande Smanux! Allora ragazzi, grazie per i follower, grazie di tutto e basta adesso mo! Dai bala! Carlo Sainz, ero io però il più bravo, ero io il più bravo, pilota del giorno. Guarda Smanux col cellulare, mi sono girato tre volte, Rob, madonna, madonna, Rob. Allora, bravissimi Rob, bravissimi Manux, bravissimi Sharder, bello, bello, lui andava con l'aletta rotta, è arrivato terzo, grande, io invece non c'avevo niente di rotto, ragazzi, sono arrivato diciottesimo, sedicesimo, vabbè, un disastro di gara. Allora ragazzi, devi andare a fare la spesa, amore mio. Allora, stasera tutti, non sai come hai fatto. Allora ragazzi, adesso io vado e vi linko e vi butto tutti dentro con un bel ride dalla mia amica Giulia, da Lord, il canale di Lord, seguite anche lui. Mi raccomando, ci vediamo stasera ore 21 con GT7, ok ragazzi? Ok. Oh. Ciao. Mua, ciao mio amore. Vedere come si fa? A fare che cosa? Sì, ride. Bello, grande. Allora, qua crea. Sì, ciao Shade, stasera corriamo. Stasera corriamo, eh. Allora, grazie mille davvero ragazzi, eh. Grazie Smanux, grandissimo tra l'altro, bravissimo. Quando siamo online con Gran Turismo, con Formula 1, giochiamo insieme, ok ragazzi? E ok.
adesso ti faccio vedere. E ragazzi, io vi ringrazio, vi aspetto tutti quanti stasera ore 21, Gran Turismo 7, corre anche Carla, e ci vediamo dopo. Adesso facciamo un bel ride per la mia amica Giulia e vi sbatto tutti quanti nella sua live. Quindi ragazzi, grazie mille di tutto, grazie, grazie davvero mille di tutto. E perché non la vedo? Ok, ciao Smanux, bravo, ma un po' fortunato. Vabbè, la fortuna c'è sempre, Rob. Dopo ci siamo, ore 21, amici, ore 21, ci siamo tutti in live con Gran Turismo 7. È stata bella, l'importante, ragazzi, è che giochiamo insieme, corriamo e ci divertiamo, eh. Tanto chi arriva prima, dopo si fa GT7, amico mio. Ok, Monster? Grazie a tutti, ragazzi. Grazie davvero di essere stati con me per questa cosa fighissima. Grazie Rob, grazie Snaux, grazie a tutti. Ci sono anch'io. Yeah, dai, stasera c'è anche il mitico Monster. Ciao a tutti, vai a finire la livrea, Shard. Vi sbatto tutti su Lord Gimbal, eh. Vi faccio un bel ride. Ciao amici, alla prossima. Da Marco Trans Games è tutto. Ci vediamo stasera. Ciao amici. Ciao, 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 mitici. Thank you.